Howies, buon salve a tutti, c'è già Maretta qua nella chat, buon salve, buon salve, buon salve a tutta la community di Xbox qui su Twitch, buon salve, oh che bello, ciao a tutti ragazzi, ciao, benvenuti, benvenuti non alla 80 e qualcosa esima puntata del Runecast, questa sera c'è il Rune Quiz, ah, pausa bagno finita, buonasera, molto bene, ciao a tutti ragazzi, oh, come va, buonasera, buonasera Emma Geek, HDX, Gua, Lollo Benno, Pisello Esplosivo, Mirror Fate, Ani, Evasione PC, TV, Professore, buonasera Sacchi, Sacchi 211, buon salve a te, benvenuto a bordo del canale per la prima volta, buonasera al nostro Red, buonasera, buonasera. Grazie a tutti coloro che si stanno abbonando, grazie infinite, grazie, grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao, I'm Wolf di X83 che mi ha già maledetto, grazie. E non hai ancora visto le domande del Rune Quiz. Buonasera Alfabeta, buonasera, buonasera, Dragon Blades, Dragon 8809, Pablo, Steda, Silent Pop, grazie a tutti coloro che ci sono, Fury Rules, ciao, benvenuto. Il Guerrins, Jena Plisken, grazie per l'abbonamento, Alfabeta, grazie infinite. Ciao a tutti qua, ciao Nico, buon salve, a tutti. Stasera, stasera c'è il quizzone, ragazzi, stasera c'è il quizzone, 50 domande, ricchi premi e cotillon, si vince Game Pass, offerto ovviamente dal sottoscritto, perché figurati, figuriamoci. Buonasera Silent Killer, ciao carissimo. Buonasera Davidiello, buonasera Giulio, buonasera Vinstrike, buonasera, buonasera. Sto per finire Persona, poi lo gioco, oh, molto bene, molto bene. Sacchi 2, questa la capiranno in pochissimi, grazie Stedan. Pronto per il quiz, ho studiato tanto, non chiedere quello che non so, mi raccomando. Non vuol dire niente questa roba. Mi fammi domande che so, per cortesia. Buonasera Crispaldeir, ciao carissimo. Sono pronto, so a memoria tutte le date delle foto di Sarah Bond pubblicate su Twitter, soprattutto quelle in costume. Lo so, lo so, lo so, lo so. I'm Wolf che giustamente coglie la citazione. Bravissimo, bravissimo. Troppo comodo, non vale così, non vale. Allora ragazzi, sarà una serata lunga e tormentata, perché le domande saranno a 360 gradi sull'ecosistema di Xbox. Non sono stato così cattivo, devo dire la verità. Non sono stato così cattivo. C'è qualche domanda un po' gaglioffa? C'è. C'è, però è giusto che sia così. Ciao Clados. Anche i professori dell'università chiedevo sempre di non farmi domande che non sapevo. Allora va benissimo. Anche tre, dice Saki, perfetto. Hai saputo bene, ah, grazie mille, grazie, grazie per l'abbonamento, ma non è uscito l'alert per qualche motivo, vabbè, comunque grazie, grazie. Saranno domande a 400 gradi, non solo a 360 gradi, anche di più. Io mi siedo in fondo come al solito, ultimo posto a sinistra, che va benissimo, che è giusto, è giusto. Quindi non c'è la domanda di quanti denti ha Lancer di Gears, no, non ci saranno domande sul Lancer di Gears, ma ci saranno domande su Gears. Ho fatto domande un po' anche sui titoli, in generale su Xbox, alcune cosine interessanti. Si può copiare? No, perché ovviamente sono tutti anonimi. E ehi, facciamo baldoria qui, i party hard, ecco che è arrivato il nostro Fix, è arrivato l'anatema di Fix che questa volta potrebbe essere messo in difficoltà, non lo so, non lo so. Grazie Crispaldeir, oh che compiamo un anno insieme, grazie per i 12 mesi di abbonamento, grazie mille. Buonasera Guerrins, ciao, Fix viene bagnato, giusto? Sì, grazie bollato per i 4 mesi, grazie infinite, grazie, grazie. Sta partendo l'hype train, grazie mille. Buonasera Saboid, buonasera, buonasera. Buonasera Samuan, ciao, buonasera, buonasera, benvenuto. Quando inizia il quiz? Allora, il quiz inizierà ufficialmente alle ore 21.30, perché prima dobbiamo... vi faccio settare tutte cose, per chi non ha mai partecipato al quiz, ci sarà da attivare l'interfaccia, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, bisognerà fare... No, no, ho ricevuto minacce di anatemi sonari, mi estraneo dalla competizione, faccio spettatore non appagante. No, non puoi, grazie Giulio DP per l'abbonamento, grazie... Ah, è Vinstrike che ha regalato l'abbonamento, grazie Vin, grazie per l'abbonamento regalato, molto, molto, molto gentile. Grazie, grazie, grazie davvero. Ma no, devi giocare Fix, cos'è sta cosa? No, 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 assolutamente. Ho tempo per lavare i piatti? Ha voglia? Sì, 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 sì. Cominciamo adesso intanto a mostrarvi come fare tutte cose, perché me lo chiederete tipo 800 volte da qui fino alle 21.30. Anzi, partiremo qualcosina prima, non proprio alle 21.30 spaccate, perché insomma ci sarà da trottare.
Ho visto i rumors con leaks di Ori 3. No. Secondo me no, Bascaram. Grazie Giulio, grazie, che ringrazia giustamente il buon Vince, il buon Vin che gli ha fatto l'abbonamento, grazie mille. Andiamo subito ad attivare un po' l'interfaccia, eccetera, tutte cose, che così almeno... Ok, andiamo a vedere l'interfaccia, sì. Allora, fate tutte cose, adesso dovete fare così. Ecco, ci giriamo di là. Così almeno facciamo andare... Partecipo col cuore, scherzo a parte, ho un mal di testa che mi porta via. Ouch, male, non riuscirei a seguire come sarebbe Duopo. Magari partecipo un po' così alla Carlona, un po' gigioneggiante. Va benissimo. Buonasera Paolo Chi, buonasera. No, questa cosa non c'entra una mazza. Ecco, partiamo subito. Se siete da mobile, ecco, se siete da mobile dovete pigiare il tastino che c'è indicato qui nel cerchiolino, della vostra interfaccia. QuizKit si chiama, pigiate il tastino, e una volta pigiato il tastino, anzi ve lo faccio vedere anche sul mio cellulare, buonasera Paddy, Buddy, ciao carissimo, buonasera, no, voleva battagliare con te, vedi, no, se siete da PC invece lo trovate qui a lato della live, non abbiamo ancora iniziato, ciao Luca Greggio, ciao Buddy, buona domenica Nigan, ciao ragazzo, ciao carissimo, dovete attivate tutte cose, mi raccomando. Attivate l'interfaccia, buon salve Cloud, benvenuto. Benvenuti a bordo. Benvenuti. Adesso vi faccio vedere, ecco, sto aprendo anch'io la mia live, che così ve lo faccio vedere da mobile. Almeno siete tutti a posto. Eccoci qua. Andiamo direttamente a vedere la live stream. Così mo ve faccio vedere. Eccoci, ve lo faccio vedere dal cellulare, che così almeno siete apostrofo. Grazie mille Vadi per i 30 bit, molto gentile. Ciao capo, buonasera, ciao Dani, ciao, benvenuto a bordo. Questo è il mio secondo quiz che vedo, il primo quiz le avevo indovinate quasi tutte. Ah, oh, molto bene, Steda, tranquillo Fix, ci umilia anche giocando bendato, la miseria. Da computer poi cosa devo fare? Aggiungere l'estensione o premere solo visibile? No, ecco, quando siete da PC, ecco, dovete abilitare visibile e qui sotto c'è gestione accesso. Grazie Todd per l'abbonamento, grazie infinite. Abbiamo passato il livello, grazie infinite. 3 mesi, molto gentile, grazie. Game time con 30.000 che è? No, niente lì. Dovete gestire, ecco, da PC dovete autorizzare l'accesso, ecco, garantire l'accesso, mentre da telefono vi faccio vedere anche qui, io in questo momento sono in live, eccoci, dovete cliccare il tastino qui a fianco della live, una volta premuto questo tastino vi si apre il pannello di QuizKit qua sotto, dovete ricordare di pigiare i tre puntini che ci sono qua, ecco, una volta pigiati i tre puntini vi esce nella parte in basso concedi autorizzazione, vediamo se si vede, eccolo qui, concedi autorizzazione e dovete sbloccare. Una volta che avete sbloccato dovete concedere l'autorizzazione del QuizKit, l'interfaccia che trovate. Adesso me lo chiederanno già in 700.000, quindi lascio aperta questa pagina. No, con i punti canale, game time è per chiedere un gameplay, un live gameplay di 30 minuti, si spendono quei punti canale lì. Mirror Fate, Matteo. Da Cell, se concedo l'autorizzazione mi esce un pop-up con su scritto ID scollegato. Molto strano, prova a uscire e rientrare dalla live. Io ho autorizzato, ma nulla, non apre niente. Sì, è giusto, non si deve aprire niente. Una volta che siete in questa posizione, cioè avete consentito l'autorizzazione al vostro QuizKit, dovreste rimanere lì così, fermi in questa modalità, perché poi quando farò partire io le domande, al posto del pannello di QuizKit che in questo momento avete in questo modo, vi uscirà la domanda in alto con le 4 opzioni e quindi dovete cliccare direttamente da lì.
Non ho mai spiegato il game time, è vero, non l'ho ancora spiegato perché l'ho messo praticamente due live fa, dove c'era un botto di roba di cui parlare. La successiva ho fatto l'attacco a sorpresa, che era già un gameplay, quindi stavolta risolto, perfetto. Buonasera Sima, stai calma, oh perfetto, ecco è arrivata anche lei. Facciamo una prova con il vecchio sondaggio? In che senso? Facciamo una prova con il vecchio sondaggio? Di cosa, pisello esplosivo? Illuminaci. Tutti coloro che sono entrati per partecipare al quiz, grazie mille Monxis, ciao Simo, grazie mille per i 5 bit, grazie infinite, mi raccomando comportatevi bene perché durante il quiz so già che ci sarà il delirio, ecco avviso che tutti coloro che partecipano al quiz vinceranno i mesi di Game Pass, il primo classificato se ne beccherà 3, il secondo classificato se ne beccherà 1 e vediamo se fare anche un terzo classificato che si beccherà un mese anche lui. Sondaggio su The Last of Us. Se, per vedere se siamo tutti su QuizKit. Ma da televisione non funziona a volte. Fa casino. Fa casino. Game time posso proporre The Last of Us? No, dovresti tecnicamente proporre qualcosa che è in Game Pass, magari preferibile con il cloud. Oppure se proprio un titolo viene proposto e io lo possiedo, ovviamente lo si fa la settimana successiva, cioè la live successiva. Devo avere il tempo di scaricarlo perché non è che tengo tutti i giochi che ho scaricati. Zio Renovazio, ciao carissimo, faccio una vitaccia da tempo, ma quando ho visto la notifica che arrivava al Mega Quiz non potevo non esserci. Ciao zio, solo per partecipare a prescindere dalla posizione. Ciao a tutti, bentornato zio Renovazio che ritorna dopo i quiz precedenti. Ma che bello, ma che bello. Oh, ciao capitano, buonasera, mi sono collegato al quiz, sto preparando per mangiare, spero di farcela coi tempi. Vai tranquillo, vai sereno. Davidiello, vale sempre il discorso che chi sbaglia risposta perde punti? Assolutamente sì, 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 assolutamente. Buonasera il Real Paca che ritorna per il quizzone anche lui. Tra l'altro nel video il Real Paca, ciao, mi sono permesso di, ecco, mettere nel video una, nel video di oggi, di domenica, dove ho annunciato appunto il quizzone, mi sono messo la vecchia live e ho visto chi era in testa. C'era Zio Flat, c'era Fix, c'era il Real Paca anche, quindi ho detto, ah, il Real Paca è un po' che non lo vedo più, eccoti qua. Il gioco o la serie TV? No, no, il gioco. Se non la sai è meglio non rispondere. Sì, quando avrò 30.000 punti riscatterò per farti giocare Peppa Pig. Guarda, lo giocheremo volentieri insieme, guarda, non c'è nessun tipo di problema. Abbandono assetto corsa solo per te quando vuol dire tanto. Grazie Real Paca, grazie, grazie davvero, grazie, grazie. So che vi ho rubato del tempo. Fra quanto inizia il quizione? 5-10 minuti, ecco, facciamo, ci diamo 21:20, massimo 21:25. Ciao Balbo. Ma Real Paca poi ha perso posizione perché io il premio lo diedi a Dario, esatto, esatto. A Dario Ride, esatto, esatto. Grazie, grazie, grazie per il supporto dell'Hype Train, grazie infinite. 21:25, ecco, 21:25, max, max, max. È il mio primo quiz e sono da poco utente Xbox, va benissimo, partecipo solo per divertimento, va bene, va bene. A un certo punto ho rage quittato, no, no, il Real Paca, no. No, questa volta le domande saranno più sobrie, più easy. Ho il tempo di fare la doccia, ma miseria, non lo so quanto ci tieni tu a fare la doccia, Fix, ma comunque vabbè. Non lo so. Scommetto che c'è Diablo. No. Xbox e Microsoft Gaming. Tecnicamente ora Diablo non è ancora, no. Il Game Pass in palio è l'Ultimate, i 3 mesi non sono Ultimate, i mesi singoli sì. Buonasera GSAVGHOST, ciao, benvenuto. Posso chiederti Doom Eternal la difficoltà ultra incubo? Miseria, non andiamo sulle robe troppo specifiche, comunque sì, sì, tecnicamente sì. Non c'è il vincitore dello scorso quiz, è un po' triste, è vero, Zio Flat non c'è. Spero siano fattibile per me che ho iniziato a interessarmi a Xbox da 2 mesi. Sì, dai, sì. A questa frase del cap non credete, saranno domande impossibili. No, state tranquilli. No. Sono stato gentile. Sono cose che se avete seguito i miei video di Domenica Sempre Polemica, un po' le live, eccetera, eccetera, riuscite a indovinarle, ecco. Sto trovando dei video di Diablo 4 e mi sta tirando molto. Non ho mai giocato un Diablo. Lo so, Alfabeta, lo so. Sono in cabina, metto le cuffie quando vuoi, sono pronto. Benissimo. Un'eterna ultra incubo in cloud. Mamma mia, super ultra incubo lì.
Io e Mim siamo qui a fianco con i due portatili. Abbiamo 3-4 secondi di lag uno dall'altro. Fun fact, perfetto. Piatti lavati, vescica svuotata, sono pronto, benissimo. Schieremo videogiochi e politica, fantamercato tra studi e diatibe fra le istituzioni. No, no, no. Saranno domande tipo quante mogli ha avuto Filippo, il numero dei figli. No, no, niente roba assurda, niente roba assurda. Perché mi avete criticato aspramente l'ultima volta per questa cosa. Mi raccomando, allora, mancano ancora una decina di minuti. Vi ricordo, attivate da mobile cliccando questo simbolino all'interno della live. E una volta all'interno di QuizKit sul mobile dovete concedere le autorizzazioni, abilitare le autorizzazioni che ci sono qui in modo che venga collegato il vostro username alla classifica di gioco, altrimenti resterete username partecipante X che sostanzialmente non potrete riscattare il premio. Chissà se c'è Mister 3 euro, non lo so, Chris Paltair. Infatti alcuni si sono particolarmente lamentati del fatto che valesse poco, fra virgolette, il premio in palio. Ricordo a tutti questi spacconi che prima bisogna vincerlo e poi quando lo riscatterete, se scopro che siete quelli che mi hanno criticato dandomi del tirchio, il Game Pass piuttosto davvero me lo fumo praticamente, lo sbriciolo, lo butto sul camino. Stavo notando che dopo aver perso Fossetti e Mottura, Every Eye sta virando sulla gnagna, quasi quasi gli do ragione. Non lo so, non lo so, quando si mischiano certe cose è un po' così. Mi sto schiarendo la voce, non si sa mai, o ti lodo o devo maledirti. Ok, perfetto, intanto fai... la... da PC stessa cosa, però dovete cliccare il pippolo che c'è qui a fianco della live. Puoi ripetere i premi, sono Game Pass Ultimate, il primo è un Game Pass 3 mesi... Xbox Game Pass normale, ma se siete da PC vi do 3 mesi PC Game Pass, in qualsiasi caso. Il secondo è un Game Pass Ultimate da un mese e il terzo è un Game Pass Ultimate da un mese. Vediamo quanti partecipanti abbiamo. Se siamo sopra i 50 partecipanti, metto tutti e tre i premi. Se siamo al di sotto dei 50, altrimenti proprio vincono proprio tutti. Non saranno utenti PlayStation, non lo so, ma anche oggi all'interno del video di domenica è sempre polemica. Ho visto che ci sono un po' dei cialtroni che vengono a fare console war, però l'utenza, il nostro alfabeta, ha già pensato bene di bastonarli. Poi sono intervenuto anch'io, ma comunque, ecco, sappiate che tutti coloro che popolano questo canale sono sì appassionati dell'ecosistema di Xbox, ma multipiattaforma, open-minded, rispettosi dei gusti personali delle altre persone, quindi con le robe lì a noi non ci piacciono, noi non le facciamo. Ricordiamo a tutti gli imprenditori che non hanno il DNA ma BMW, esatto. Immagina partecipare per i premi non solo per la soddisfazione personale, lo so. Se siamo sopra i 50, il primo premio è un mese di EA Play Premium. A fix? Proprio dedicato a lui e basta? Cioè tu vinci normale? Se vi dicessi chi sono su Facebook, Fury Rules, non lo sappiamo. Comunque, va bene uguale. Sono in fissa per già da bassi. Grazie Roby Q per essere qui con noi. Grazie infinite. Il 50esimo che vince, niente, una pacca sulla spalla, lo nominerò nel video, nella classifica finale. A chiunque dica il premio è tuo, perfetto, fantastico. Ragazzi, ricordatevi di abilitare, mancano 5 minuti, eh. Dove devo cliccare da PC, dove dice questa bella signorina, qui, ecco. Qui devi cliccare qui in questa zona dove c'è il cerchiolino rosso, da mobile è qui, dove c'è il cerchiolino rosso qui, eccolo qui. Da PC è qui nell'angolino qua e da PC dovete concedere le autorizzazioni e allo stesso modo da mobile cliccando sui tre puntini qui a fianco, dopo aver cliccato su QuizKit, cliccare sui tre puntini e fare concedere autorizzazione in modo che il vostro nickname venga registrato, altrimenti vincete ma non posso darvi il premio. Enzo Wiz, buon salve, mi consigli il controller Elite? Enzo Wiz, tecnicamente sì, perché è un controller allucinante. Io l'ho giocato, l'ho usato, non mio, non ne ho mai avuto uno. L'ho giocato ed è estremamente divertente. Si vede che anche a livello di fattura, proprio di materiali, è estremamente appagante da tenerlo in mano. È proprio
bello tosto. Il problema è che è un po' una cuccagna lì, bisogna vedere se ti arriva quello buono o quello fallato. Se ti arriva quello fallato, poi te ne ritornano un altro e magari dopo un'altra, altre 2-3 settimane ti va ancora a pallino un'altra volta. C'è gente che l'ha fatto avanti e indietro 3-4 volte e poi ha detto basta, ridatemi i miei soldi, arrivederci. C'è questa roba ogni tanto, Salutiamo la signora Claudia da Lodi che ci spiega come usare QuizKit e ci segue. Ah, questa è la signora Claudia da Lodi. Non sapevo QuizKit. Grazie. Ah, ecco, Imwolf dice non te lo consiglia perché non riesce più a giocare con quelli normali. Ciao, ciao, ciao Blascoz. Buonasera, sono arrivata ora. Ciao Link96. Ciao, benvenuto a bordo del canale. Ma il bianco che costa meno, accessori meno. Sì, non ha le levette, è la versione core, è proprio quella super base. La vanilla, se vogliamo. Ha le feature dell'Elite, alcune, ma devi mettergli poi l'altra roba. Avevo sentito anche io, sto fatto dei resi. Per quello che io non invito mai la gente a acquistarlo, anche perché, insomma, costa dei bei soldi. Io il Thrustmaster eSwap mi trovo molto bene. Sì, sì, ma in moltissimi altri lo SCUF, esatto, sì, sì. La versione core, quella napoletana. Ah, la versione core, anima core, salutiamo gli amici partenopei. Più che altro serve a livello competitivo. Sì, avere tasti aggiuntivi effettivamente è comodo. Dopo, ecco, appunto, come Imwolf, lui ne ha due perfetti fino ad ora. Un amico ne ha provati due diversi in due mandate, sia l'Elite Controller V2 sia quello core, e tutti e due erano difettosi, quindi proprio va così. Fattore C, il fattore C. Dai, mancano 5 minuti ragazzi, 21:25 si parte da mobile, attivate qui in chat, pigiate sul pippolino QuizKit e poi fate concedi, dove sta? Concedi autorizzazione, una volta che avete pigiato sul pippolino QuizKit dovete fare i tre puntini e concedere l'autorizzazione. Mentre da PC stessa cosa, solo che da PC si clicca qua, si clicca sull'angolino, sul lato destro della finestra dello streaming, cioè qui sopra dovrebbe esserci il simbolino, e anche da PC poi dovrete dare l'autorizzazione, quindi andare sull'iconcina e fare gestione accesso e consentire. Pronta, perfetto. Ah, ma Mim, sei una... Ah, non sapevo fosse una signora, Mim. Grazie, abbiamo delle quote rosa altissime. Io apprendo sempre dopo che talvolta io mi rivolga a delle donne con il genere maschile. Scusate, purtroppo non mi è dato conoscere il vostro genere così a priori. Quindi, ecco, non vogliatemene. Ditemi che non sono l'unico a drogarsi con Mergen Blade. No, Fury Rules, anch'io. La tua wife è una gamer cap? Assolutamente no. Lei fa da spectator nei city builder, farming, robe del genere, tra i quali appunto Graveyard Keeper e Stardew Valley. Non riesce a giocare a nient'altro, soffre di ipercinetosi. Buonasera Nico Fader. Dai, 3 minuti e si parte, Posso dire Gears Tactic giocone, non l'avevo ancora provato, è fantastico. Certo, devi. No, non è che non sono riuscito a convertirla, è che poi appunto soffre proprio di problemi. Dovresti parlare con la Schwa, I challenge you, lo so, con la Schwa è un casino. Ipercinetosi che cos'è? Quando si muove tanto all'interno dello spazio, lo schermo in generale, specie nei giochi prima persona ma anche in terza persona, cioè con i cambi di punto di vista proprio, il cervello non riesce sostanzialmente a collegarsi con il movimento che vede a schermo, anche se sto giocando io, e quindi gli viene la nausea sostanzialmente. Sì, una sorta di motion sickness, esatto, sì. È la sensazione di sbocco, tipo quella, sì. Esatto. Solo che motion sickness... spesso proprio viene associata, in italiano si chiama ipercinetosi. Esatto. Il mal di mare, ecco. E nei film come fa? No, perché i film è una percezione diversa, poi non c'è una cosa... Sui film tipo The Blair Witch Project soffre a manetta. Ciao Erpico, benvenuto a bordo del canale. Benvenuto. Dai, l'ultimo minuto, signori. Ultimo minuto, ripetiamo la procedura di collegamento e poi si parte. Per tutti i giocatori mobile dovete cliccare l'iconcina qui sotto dove c'è il cerchiolino rosso. Una volta entrati dovete premere i tre pippoli, qui i tre puntini su QuizKit. Una volta premuti i tre puntini, qui sotto, ecco che adesso ve lo faccio vedere,
eccoci, dovete concedere l'autorizzazione, concedete l'autorizzazione in modo che venga associato il vostro nome, possiate giocare con il nome in classifica. E invece per quanto riguarda la versione PC dovete cliccare qui sopra, qui nell'angolino, nel lato destro dove indica la signorina e Claudia da Lodi, ecco la signora Claudia da Lodi, cliccare sull'iconcina e poi anche qui passare con il mouse sempre sull'iconcina e consentire le autorizzazioni anche lì. Ciao Ryugaki92, benvenuto. C'è qualche qualche tipo di regolamento se si sbagliano le domande? Ok, adesso ci siamo tutti, è il momento. Arsenico, corri, 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 sintonizzati, clicca, fai tutte cose. Allora, dunque, le risposte saranno 50 domande con risposta multipla. Voi adesso, quando siete, avete consentito le autorizzazioni da mobile, dovreste essere in questa posizione con Quiz Kit qui attivato. Io adesso faccio partire le domande, ci mettiamo direttamente di sopra. Il bello che ho scoperto The Walker da Sea of Thieves, dove una ragazza di un'altra ciurma mi ha detto che lo seguì. Grazie Fury Rules, ah, che bello, che bello. Passiamo all'altra, che così almeno si vedono bene le domande e riesco a... Eccoci, e riesco a vedere bene anche la chat. Ecco, perfetto. Allora ragazzi, 50 ragazzi e ragazze, giustamente, 50 domande, risposta multipla, 4 opzioni. Il capitano ci fa rimorchiare. Beh, buon per voi comunque. Non vi chiedo di mettere una buona parola perché sto già a posto, però ecco, dite che siete amici miei, che vi mando io. Potrebbe non essere vero. Comunque, quando siete appunto in questa posizione con il Quiz Kit, eccoci qua, non sapevo di essere in un canale di trucchi, no, assolutamente no. No, 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 ecco, ciao Link, ecco, benissimo, benissimo, perfetto. Una volta che siete in questa posizione su mobile, io adesso faccio partire il quiz, dovrebbe uscirvi all'interno della tabella, all'interno della schermata sotto, ecco, questo pannello, siamo su Xbox Quiz 2, qui c'è spiegata la modalità punti, che adesso vi spiego io, ok? 50 domande, voi dovete vedere all'interno, ecco, perderete la chat nel momento in cui ovviamente inizierete a giocare da mobile, quindi anche se non rispondete, non scrivete in chat, eccetera, eccetera, non è che mi offendo, perché per carità, comunque faremo, parte la domanda, 10 secondi, all'interno di questi 10 secondi dovrete rispondere la domanda corretta, non c'è la possibilità di cambiare, quindi una volta che avete cliccato quello è e quello rimane. Se risponderete giusto, in base a quanto siete stati veloci guadagnerete dei punti, si parte da 10.000 quando si risponde praticamente istantaneamente andando verso il basso, ok? Quando sarà 9 secondi rimasti saranno 9.000, 8.000 eccetera eccetera, con tutti i decimali chiaramente. Se invece, e guadagnerete punti nel caso in cui la risposta sarà giusta, se invece sbaglierete, i punti vi verranno decurtati, vi verranno sottratti. Quindi, se non la sapete, ecco, se non siete proprio sicuri sicuri, attenzione perché potreste perdere i punti. Quindi magari aspettate a rispondere, nel caso in cui vada bene, vincete qualcosina, nel caso in cui vada male, perdete, ma perdete pochi punti. Ecco. Mi mancano le vallette, non c'è... mancano, lo so, non ci sono aiuti dal pubblico, aiuti da casa, non c'è niente. Perfetto, quindi risposte sbagliate guadagnano punti, risposte giuste guadagnano punti, risposte sbagliate fanno perdere punti. Più velocemente risponderete, maggiori punti vincerete o perderete. Non rispondendo non c'è nessun malus, quindi non potete perdere punti se saltate la domanda, ok? E il giocatore con il numero maggiore di punti vince, ok? Ok, buonasera Free8bit, ciao, benvenuto. Volevo passare per salutarvi, grazie infinite, grazie. Abbiamo passato i 100 spettatori, grazie a tutti coloro che si sono sintonizzati. Partecipate anche voi al Quiz Kit, ecco, cliccate qui se siete da PC, c'è l'interfaccia di Quiz Kit, mentre se siete da mobile la trovate qui sotto. Poi dovete andare nelle impostazioni sui tre puntini e consentire l'accesso. L'ultimo che arriva verrà salutato nel video, assolutamente. Se non ne azzecco neanche una, vinco qualcosa. Se le sbagli tutte, vinci la mia stima. Ecco, ti dico brava o bravo, a seconda. La carica dei 100 era uno, ok, siamo a posto. Dimostriamo a Sony quanto valgono i boxari. Ragazzi, il quiz è tosto, Vi avviso, vi ho mentito spudoratamente prima dicendo che... No, tranquilli.
Si parte, signori. Domanda numero 1. 10 secondi per rispondere. E una volta terminato, ciao Aratro, benvenuto a bordo della live. Una volta terminata la domanda, usciranno le risposte corrette e contestualizzerò il tutto. Maledetto numero 1. Uno però la vuole. Grazie, grazie a tutti coloro che stanno arrivando. Si parte, signori, dai. Partiti. Dove si trova Redfall, la cittadina fittizia dell'omonimo titolo di Arcane? Massachusetts, Utah, Nebraska o Wisconsin? Qui si comincia, signori. Si comincia partendo da Redfall. La prima, dice Friottobit, ma devi cliccare, se no non vale. Come vedete, ecco, molto liscio, molto veloce. Domanda di cultura generale. Massachusetts con 27. Sì, devi cliccare nell'interfaccia. Ecco, ce ne sono pochi. Credevo fosse vicino, correggio. Perfetto. Devi, se sei da PC, devi cliccare qui, andare sotto e consentire l'accesso in modo che venga associato il tuo nome. Se sei da mobile, invece, qua sotto. Qui sotto clicchi e poi ci sono i tre puntini. Clicchi, ci sono i tre puntini. Fatti i tre puntini, consentire l'accesso. Redfall troppo sottovalutato, sarà una sorpresa, me lo sento. Assolutamente sono d'accordo con te, zio Renovazio. Una volta avete risposto, ecco, io posso mostrare i vostri punti. Vince Brigit Juno la prima domanda con 9563 punti, quindi ha risposto in meno di mezzo secondo. Io ho tutta la classifica completa e ecco, ci sono, si arriva fino a nella fattispecie il buon Baskaram, ecco, che l'ha sbagliata con 7 secondi e mezzo, ha risposto a 7 secondi e mezzo e ha perso sostanzialmente 7000 punti. Quindi ha indovinato, sì. Fantastico, bravissimo. A caso pure io la mia strategia non funziona. Perfetto. Andiamo alla prossima domanda, signori. Sono 50, un minuto a domanda vuol dire un'ora di quiz. Come si fa a partecipare? Simo, mi raccomando, dai, clicca. Clicca qui da PC o clicca qua sotto da mobile e poi devi consentire l'autorizzazione. Gestione. Concedi autorizzazione. Veloci però, entrate veloci. Siamo alla prima domanda. Guardate che il tempo non aspetta, concedete l'autorizzazione, cliccate sul quiz kit che lo trovate qui, tre puntini e poi concedere autorizzazione. Vai, seconda domanda, forza. Su quale titolo Asobo Studio non ha mai lavorato in nessun modo? Plague Inc. Evolved, Rush, Disney Pixar Adventure, Record o The Crew? Qui parliamo di Asobo Studio, molto vicina all'ecosistema di Microsoft. Rush, dice Friottobit. No, è facile, hai sbagliato. Se ci sono domande sulla CMA le prendo tutte. Passo, sparata a caso. Guarda quanti sono morti. La risposta è Plague Inc. Evolved. Non ha mai lavorato a questo titolo, che è un titolo mobile. Su The Crew, su Record e su Rush, Disney Pixar Adventure, che tra l'altro sono tutti nel pass, hanno lavorato Asobo Studios. Hanno lavorato i ragazzi di Asobo. Ci hanno lavorato. Infatti anch'io, mi è nata questa domanda. Perfetto, grazie Friottobit. Da questa domanda l'ho trovata perché le mie figlie giocano a Rush, a Disney Pixar Adventure, che è un buon co-op per bambini molto piccoli. E quando uscì il titolo Asobo Studio, ho detto, what? Sono rimasto male. Domanda trabocchetto con quel plague nel titolo. Bravo Vin, mi conosci. Ciao Friottobit, grazie per essere passato. Grazie per essere passato, non pastato. Ok. Avanti, prossima domanda. Le classifiche le faccio ogni 5-10 domande. Come si chiama il tasto con due quadrati posto sul controller di Xbox? Back, Select, Change View o Window? Dovete dirmelo, perché ognuno poi lo chiama un po' come cavolo gli pare, ma la dicitura corretta, Dragon Blaze, devi cliccare, non devi solo dire, devi cliccare, cliccate nell'interfaccia del quiz kit. Tasto foglio a quadretti. Non credo, zio Renovazio.
La risposta corretta, vediamo quanti sono morti, è Change View, signori, è Change View, Change View. Il nome di quel tasto lì è Change View. La sapeva, Free 8 bit la sapeva. Miseriace, qui ragazzi è cultura, qui... Cultura, finora non le so tutte, benissimo. Bascaram sta andando bene, incredibile. Sto andando benissimo, sono già a meno 10.000. Ragazzi, ecco, come sempre, non demoralizzatevi, giocate fino alla fine, chiaramente, anche perché se uno la spara giusta e la becca subito e uno la spara sbagliata, ci sono 20.000 punti nel mezzo, quindi, ecco, non, si combatte fino alla fine, combattete fino alla fine. Ok, torno dalla mia amica Giappo che fa yoga, ciao, Riotobit, ciao. Ecco cosa succede a essere indottrinati da Sony. Vedi? Avanti, avanti. Dopo queste tre domande posso affermare una certezza, io so per una ceppa. Avanti, avanti, dai. Quale titolo pubblicato da Xbox ha vinto un premio ai TGA 2022? As Dusk Falls, Plague Retail, Requiem, Flight Simulator o nessuno? Attenzione. Attenzione, attenzione. Che qui... Questa la sa, pisello esplosivo? Almeno questa la so, dice. Andiamo a vedere se effettivamente la sa. Ormai il tempo è scaduto. Ed è As Dusk Falls. As Dusk Falls, perché Flight Simulator ha vinto dei premi, ma non nel 2022, amici. Non God of War, esatto. Esatto, nel 2022, nel 2022, quindi l'ultimo The Game Awards, As Dusk Falls. A Plague Tale Requiem non è pubblicato da Xbox in nessun modo, benché appunto fosse su Game Pass. Flight Simulator non è del 2022 e nessuno era un trappolone, ovviamente, erano tutte trappole. Sì, sono un maledetto, potete dirlo, ecco, DX83 che... Ecco, Tony Frago, ciao, benvenuto, clicca, entra a far parte del quizzone, cliccate qui se siete da PC, cliccate qui sotto se siete da mobile e poi ricliccate, ecco, sui tre puntini, consenti autorizzazione. It's a trap, esatto. Siamo alla domanda numero 4, quindi adesso facciamo la 5 e poi classifica. Sono una carogna. Quant'è la capacità nominale del disco di serie X? 1 terabyte 500 giga, 2 tera 800 giga. La nominale, non la effettiva, ok? Nominale. Nominale. Quello che c'è scritto sulla scatola. Chi entra dopo mezz'ora è praticamente primo, siamo tutti in negativo. È proprio una cica mala. Nominale, nominale. E qui so già che molti cadranno. E attenzione, invece siete andati alla grandissima, ragazzi. Un tera. La nominale è da un tera. Effettivamente non è un tera perché c'è lo spazio per il file system, bla bla bla, e tutte cose, quindi è meno. Però nominalmente è da un terabyte. Da un tera. Una che la so, sì, grandissima Mim. Dai! Ma io la S, mi spiace. Mi dispiace. Chi ha messo 2 tera? No, no, non si sa, non si sa. Io non voglio mostrare... Ecco, facciamo vedere il punteggio alla quinta domanda. In testa c'è DannyXX9955 con 20.000 punti. Secondo il buon Red, il nostro mod, nonché mio strettissimo collaboratore. Terzo posto per Clapton94. Quarto posto per Adex, alla quinta Zio Renovazio, che inossidabile, continua. Sesto posto per Tipi Licenza, settimo posto per Todd, Pumpkin Pie all'ottavo, Nico79 al nono posto e decimo per Contestant83. Ecco, Contestant83, chiunque tu sia, devi autenticarti, autenticatevi, i tre puntini qui sulla app, tre puntini e poi consenti autorizzazione, oppure da PC fermate il mouse qui sopra e autorizzate. Contestant86... Perché non hai autenticato? Sei il 25esimo, Nico Feder. I primi 5 vanno in Champions. Blascoz dice, vi ho dato margine. Vediamo dov'è Blascoz. È 64esimo, Blascoz.
Grandissimo. Perfetto. Pensavo peggio. Bene, bene. Il Real Pack è a meno 20k. Ok. Dai, Real Pack, ti vogliamo nella top 5. Pronti? Proseguiamo. Prossima domanda. Come si chiama l'attuale studio head di 343 Industries, il capo? Aaron Greenberg, Matt Booty, Bonnie Ross, Pierre Hintz. E qui, ragazzi, se avete seguito il mio canale, l'ho nominato tipo 50.000 volte, specialmente negli ultimi 6 mesi, quindi ecco, so che molti potrebbero non essere dei fan di Halo, però Aaron Verde Bergamo scrive Pisello Esplosivo, Piero, non ci risulta nessun Piero all'interno dello staff di 343, non si sa. È Pierre Hintz, moltissimi hanno passato la domanda, solo in 17 hanno risposto Pierre Hintz, 14 Bonnie Ross, ma era il vecchio capo, la vecchia capa di 343, Matt Booty non è il capo di 343, men che meno Aaron Greenberg. Mi dispiace Drago, mannaggia a morte, ho sbagliato. Bonnie, mannaggia Ross, Jim Ryan, ho puntato Bonnie e ho sbagliato, e andiamo, grande. Non risultava nemmeno Claudia da Lodi a te. In effetti hai ragione, Fix, mi dispiace. Un abbraccio a Claudia da Lodi, giustamente. Ricordavi il vecchio boss, è pieno di trappole e di insidie questo quiz, eh? Partecipate, che ci sono i mesi di Game Pass. Domanda numero 7. Quale leggendario strategico è arrivato su Xbox dopo oltre un ventennio solo su PC? Age of Empires 2, Command & Conquer, Civilization 6, Halo Wars 2. Qui scade il tempo, titolo molto, molto vecchio, molto datato, che ha celebrato un importantissimo anniversario. Troppo lunghe, sinceramente. Mortal Kombat Kart Tactics. Non potevo che quiz, pensavo che quiz su Xbox potesse minare la mia autostima. Age of Empires 2, che dopo più di 20 anni, arriva su Xbox con i comandi tramite controller, c'è anche la possibilità di giocare mouse e tastiera, una cosa incredibile, maestosa nella sua realizzazione, ottimo titolo, invecchiato benissimo con il suo restyling grafico. Bellissimo, se vi piacciono anche solo gli strategici, qui dovete per forza provarlo. Se non amate il multiplayer, anche la campagna è veramente ottima, quindi giocatevela. Devi aumentare il tempo così cerco su internet, è certo, di X83, ma come no? Quando iniziano le domande che avevamo concordato, Nico, credo la 49esima e la 50esima saranno quelle che sai tu. In AOE c'è il Wololo? Sì. Le sfide di questi giorni sono divertentissime, esatto. Mi raccomando, fate le sfide che sono disponibili fino al 21 marzo. Grazie per l'abbonamento, orca loca, scusate, aspetta che ho messo l'alert box, porcaccia la miseria. Grazie a chi si è abbonato, scusate, non ho visto il nome, abbiate pazienza. Mi dispiace. Orca miseria, mi si svaccano tutti gli alert. Scusate, aspetta che lo devo spostare. Lo metto qui. Chiunque allora sia entrato, grazie infinite. Buonasera, Grande Rune Snake, 48 ita, 84 ita. Ciao, benvenuto a bordo della live. Pensavamo che Orca Loca fosse il nome. No, grazie Ray per l'abbonamento. Grazie infinite, grazie per il supporto. Il mio hobby principale è scarico giochi, non ho tempo di giocare. Benvenuto. Ray, grazie. Sei abbonato, grazie mille. Posso ancora partecipare? Assolutamente sì. Clicca qui se sei da PC, clicca qui sotto se sei da mobile, e una volta fatto ciò devi consentire l'accesso pigiando sui 3 puntini all'interno dell'interfaccia di QuizKit. Qui alla sinistra, eccolo qui, i 3 puntini, e poi consenti, concedi autorizzazione. Partecipate. Siamo alla domanda numero 7, quindi ce ne sono ancora tantissime. L'ultimo che arriverà verrà salutato nel video. Primo posto, 3 mesi di Game Pass, Xbox Game Pass. Secondo posto, 1 mese di Ultimate. Terzo posto, un altro mese di Ultimate, perché siamo oltre i 50. Prossima domanda. Come si chiama il nuovo abbonamento Game Pass in arrivo prossimamente? Family Sub, Friends and Family, Family and Friends o Home? Qui, ragazzi, l'ho detto 14 volte, me l'avete chiesto in 1 miliardo.
Ciao Alessio, ciao, vieni anche tu a giocare al quiz. Vieni Ale, dai, 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 dai. Vieni Alessio, partecipa, partecipa. Grey's Anatomy. Non mi risulta. Come non mi risultava Claudia Dalodi, ma vabbè. Devi cliccare, devi entrare, devi entrare, devi entrare. Collegati qui da mobile, da PC o qui sotto, clicca sull'iconcina. Lo so, trappolone. Fraio, benvenuto sul canale, ciao. Ovviamente si tratta di Friends and Family e gli altri 21 hanno sbagliato tipo malissimo con Family and Friends. Lo so. Maledetto numero 5, lo so, lo so, lo so, lo so, ragazzi. Lo so, lo so. Mi dispiace. Sono una brutta persona, lo so. Me ne vanto anche talvolta con gli amici al baretto. Dico, oh, ma lo sai che mi hanno detto che sono una brutta persona? La quarta risposta è un troll. Sì, a volte ci sono talmente poche opzioni. Sono tutte domande scritte da me, ecco. Quindi non abbiate pietà. Alcune cose sono anche un po' troll. Vabbè, alcune sono trappole. Vabbè, ci può stare. Domanda numero 9. Avanti, avanti. Dai. Come si chiama la squadra di soldati protagonista di Gears of War? Alfa, Gamma, Delta o Omega? Squadra? Squadra Alfa, squadra Gamma, squadra Delta, squadra Omega. Gears. Qui mi sa che in molti passano. Ciao, bollato. Sampdoria, scrivono. In pochissimi hanno risposto 28 rispetto ai 65, 66, 67 partecipanti. No, no, la squadra è la squadra Delta, la squadra Delta. Le avventure di Marcus Fenix e compagnia cantante. No, 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 la squadra Delta. Sono tutte lettere greche, esatto, che memoria. Squadra Delta, squadra Delta. Domanda numero 10 e poi classifica provvisoria. Alle hop. Di quale brand fanno parte i personaggi Orchid, Fulgor e Spinal? Gears of War, Sea of Thieves, Killer Instinct o Viva Pignata? Qui ragazzi. Ho fatto i primi tre capitoli, bravo. Qui signori siamo davanti a un momento feels amatissimo da tanti, da tantissimi, che purtroppo latita ultimamente. Parliamo del magnifico picchiaduro Killer Instinct, sviluppato da Rare nella notte dei tempi e ora first party di Xbox, tra virgolette, benché dimenticato. Benché dimenticato. C'è gente che ancora oggi lo ascrive come uno dei migliori picchiaduro mai realizzati nella storia, ancora oggi invidiato da moltissimi, eppure noi che ce l'abbiamo è stato un po' abbandonato al suo destino. Ci sono voci che vogliono un Killer Instinct 2 in arrivo, altre cose, però intanto purtroppo nada. Classifica alla domanda numero 10. Fuori Rules in testa con 48.000, Red ancora stabile alla seconda posizione, Toda alla terza posizione, alla quarta posizione Java G4 va, alla quinta TP Licenza, Bright Juno al sesto posto, Simple Flame al settimo, ottavo Bollato, nono Pisello Esplosivo e al decimo Adex 661. Come vedete la classifica oscilla, va e viene, quindi non demoralizzatevi, perché davvero ce n'è per tutti i gusti. Se Fury Rules dovesse sbagliare una domanda cliccando proprio istantaneamente nella posizione sbagliata, precipiterebbe al quinto posto, ecco. Quindi sappiate. Provo a rispondere a qualcuna, dai, grande Fix, dai, mi raccomando, non starmi male, non starmi male in live, che dopo devo mandare la Sciarelli a chi l'ha visto ste robe, ecco. Potrebbe non essere vero. Prossima domanda, dai. Quali di questi nomi propri non riguarda Redfall? Bribon, Layla, David o Remy? Sasset Boy, buona fortuna ragazzi, buonasera Rune. Ciao carissimo, benvenuto a bordo della live. Paolo, no. Remy la rosa. Scherzavo, di Redfall sono a fava. Vediamo in quanti hanno risposto.
E in moltissimi sono caduti nella mia trappola, perché chi è Bribon? Bribon è il nome del robot di Remy. Infatti io non ho scritto nomi di persona, ma nomi propri. Bribon è il robottino di Remy la Rosa. Sì, invece Layla e Remy sono chiaramente due delle protagoniste di Redfall, mentre David non è un cavolo di nessuno, non esiste. L'ho preso a casissimo. Molto bene. Che domande cattivissime. Oh, sì, ma stai calmo, mi dispiace. Non è vero. Ne ho fatte giuste 2 su 2, intanto peccato che sono entrato dopo. Grande Ray, dai. Bribon lo faremo fuori, per mani di questa roba. Nessuno più prenderà Remy per giocare con Bribon, perché l'ho condannato a morte con questa, con questo massacro. Voglio vedere chi... Red l'ha presa, bravi. Red l'ha presa, grandissimo Red, bravo. Bravo, vediamo. Fury Rules meno 8000 e meno 8000 anche Pisello Esplosivo. Ah... Boicottaggio di Remy. Le domande facili del cap. David è il commercialista di Layla, ma a me non sembra, almeno all'atto, nell'atto in cui queste domande sono state redatte dal sottoscritto, David non esisteva nella lore di Redfall. Non voglio giocare a Redfall, ma ora lo giocherò solo per non usare Remy. Benissimo. Se ci sarà un David, rivoglio i punti. Vedremo. Teniamo agli atti questa cosa. Ti darò il Game Pass che ti meriti se ci sarà un David. Prossima domanda. 74 giocatori, bravissimi. Quale di questi titoli first party verrà sviluppato in Unreal Engine 5? Hellblade 2, Redfall, Minecraft Legends o Starfield? Quindi, tutti i titoli first party... Uno di questi verrà sviluppato in Unreal Engine 5. Ciao Fryos 85, Jim Ryan è d'accordo con questo gioco? No, ma ce ne freghiamo. Assolutamente no. Partecipa anche tu, Fryos, mi raccomando. Cliccate qui se siete da PC, cliccate qui sotto sull'iconcina di QuizKit per partecipare. Qui da mobile, qui sotto o qui sopra da PC. E poi dovete concedere le autorizzazioni ricliccando sui tre puntini o sull'iconcina e fare concedi autorizzazione. Minecraft palese, Hellblade 2, sì, ma devi cliccare all'interno della chat dell'applicazione, non vale scrivendo. Problema che ho paura di sbagliare anche quelle facili per colpa del cap. Lo so. Un po' scontata, lo so. Hellblade 2, signori, Hellblade 2 con 49 partecipanti l'hanno imbroccata. Bravissimi. Starfield assolutamente no, perché è il Creation Engine. Redfall e Minecraft Legends assolutamente no, quindi no, Hellblade 2. Hellblade 2, bravi. Avanti, domanda 13. Dai. Con chi ha collaborato Xbox per la realizzazione di Logitech G Cloud? Razer, Google, Razer, Nvidia, Sony. Logitech G Cloud. Cos'è Logitech G Cloud? È una console portatile, handheld, quindi che si tiene in mano, come Nintendo Switch circa, ma... ovviamente basata solo sul cloud, con Logitech, grazie. Con Logitech ovviamente sì, con Nvidia, non con Razer, perché Razer con Razer ha fatto il Razer Edge, che è un'altra console che non ha nulla a che vedere con Logitech G Cloud. Per la fretta ho sbagliato, lo sapevo, ho fatto il trappolone. C'è cascato anche Alessio, guarda. Sono brutto. Ma Nvidia non era avversaria di Xbox? No, assolutamente no. No. Ok, Google, come togliere le domande? Non potete chiedere a delle intelligenze artificiali, anche perché ci impiegano troppo a rispondere. E il timing di questa risposta è basato proprio su queste cose. Per evitare che voi stiate lì a digitare o che abbiate il registratore vocale, gli date in pasto il mio audio e lui vi dà la risposta. Ok Google, maledici il cap. Vabbè, grazie mille. Incasso le vostre maledizioni e me ne vanto. E si ritorna nella comfort zone dei meno 20. Perfetto, almeno ci si conserva a quella distanza. Prossima domanda. Quali di questi non è il nome di una rana dei Battletoads? Fish, Rash, Pimple o Zith? Qui non so quanti risponderanno. Per chi conosce,
è liscissima. Ma pisello esplosivo, qui è un first party, qui, Che gioco sarebbe? Battletoads, fortuna che domenica scorsa ho seguito, bravissimo Nico. Bravissimo. Le tartarughe ninja, no. Sono tre rane, ecco, fish, non c'entra nulla. Le Battletoads, le rane da battaglia, brand storico di Rare nella lontanissima epoca Nintendo, ha fatto questa avventura con vari elementi fra racing, platform, action, ce ne sono vari schemi. È presente anche su Game Pass questo titolo, nella sua remastered, diciamo, moderna. E le tre rane si chiamano come tre malattie esantematiche, cutanee, eruzioni cutanee. Pimple, Zitz e Rash sono tipo bubone, fistola e una cosa del genere. Mentre Fish ovviamente non c'entra una mazza. O Patagarru. Sì, è proprio un gioco nuovo, nel senso che prende parte, alcuni livelli sono stati rimasterizzati dalla vecchia versione, altri sono stati aggiunti, il gioco originale è lontanissimo, sì, però alcuni livelli sono stati rimasterizzati, ripresi e rimasterizzati, sì. Il vero Battletoads comunque è quello dell'epoca Game Boy e SNES. Avanti. Pochi hanno risposto, qui sono stati delicati. Quanti milioni di utenti ha raggiunto Xbox Live? Dati ufficiali di Microsoft in milioni, Ok. 100 milioni, 50 milioni, 25 milioni, 70 milioni. Gli ultimi dati ufficiali di Microsoft, che sono del 2020 in merito a Xbox Live, forse 2021 qualcosa. Ho tenuto conto di Game Pass e non Live. Prevedo una sfilza di 25. E qua ti volevo. In 5 soltanto hanno risposto giusto. E sono 100 milioni, più di 100 milioni Xbox Live. Che non significa Xbox Live Gold, che non significa Game Pass, ma che hanno avuto accesso, creato la loro utenza con il Battle Tag, con il Gamer Tag per Xbox Live. Lo so. Rune, nuovo obiettivo, arrivare ultimo per avere un saluto. No, Samuano. No. Mette più rabbia il quiz che il primo boss di Wulong. Non rage quittare, non rage quittate. Pensavo come quelli del Game Pass. Ti aspetto fuori, dice Nico. Ti offro una birra, ma che non capiti più. Ah, ok, perfetto, va bene. E ragazzi, qui li volete sti mesi di Game Pass? Se no, finiamo, chiudiamo tutto. Sono un sadico. No, Pumpkin Pie. No, assolutamente. Domanda 15, quindi punteggi. In testa il buon Red con 61.000 punti, Fury Rules 48.000, Klados a 47 che ha recuperato un sacco, anche tipi licenza, bollato Bright Juno, Fix che si rinsinua, guardalo, Fix al settimo posto, Adex all'ottavo posto, Java al nono, decimo posto per Toad. Ma dal decimo posto di Toad, che sono 29.000 punti, ce ne sono altri 10 in 10.000 punti, quindi ecco, veramente è tutto aperto, è ancora tutto aperto. La tua tattica è non rispondere, fanno tutti gli altri, bollato. Quante domande? 50 in totale. Dobbiamo volare. Siamo alla domanda numero 16, ne mancano 35. Come si chiama il capo degli Xbox Game Studios? Matt Booty, Satya Nadella, Phil Spencer, Todd Howard. Il capo degli Xbox Game Studios. Prevedo una valanga di Phil Spencer. Ne prevedo una valanga. Ma ovviamente no. E infatti la valanga di Phil Spencer è arrivata con ben 27 e 18 hanno messo giusto. Matt Booty, meglio conosciuto come Matteo Bottino. Lo so. Vedi. Bravo il Real Paca. Niente birra, ritiro tutto. Sì, qualche punto lo faccio. Dai, bisogno esplosivo. Bisogna arrivare fino alla fine. Qui combattere fino alla fine, se no, dai, si vinca lo sport. Che vinca lo sport. Pumpkin Pie, mi vergogno me stesso. No, maledetto numero 6 di X83. Ma le domande sono... È quello che c'è scritto, ragazzi. È quello che c'è scritto. Come il boss di Wulong.
Hai messo Spensieri, io lo sapevo. Phil è il CEO, sì, Phil è il CEO di Microsoft Gaming, non di Xbox Game Studios. Matt Booty è il Xbox Game Studios Head, il capo, il responsabile, diciamo. Avanti, 17. Dai. Quanti pianeti saranno esplorabili su Starfield? 1500, 200, 700. Qui, veloci. Ben. Qui veloci, ragazzi, sta cosa. Il corridore sognante, ciao, benvenuto, bentornato. Ecco chi fa tutte quelle cavolate, sì. Ingegner Cane Triggered, bravissimo, bollato. Perché? Perché sono ovviamente mille, più di mille pianeti. Mille cifre che fanno girare la testa. 900 procedurali, vabbè, anche se fosse così a me va più che bene, con 100 pianeti homemade, a voglia, amico mio. Quindi sì, 54 persone hanno risposto giustissimo, sono circa 100 sistemi solari da una decina di pianeti cada uno, quindi 1000 pianeti totale. Very good. Domanda numero 18, avanti. A quale risoluzione massima può spingersi serie X? 2K, 8K, 4K, Full HD. La massima alla quale può spingersi, in linea teorica. Qui molti periranno. Non rispondo perché sennò litighiamo. Ti odio, mi scrivono. La risposta è 8K, potenzialmente in output, anche se non ci sono giochi che attualmente sfruttano l'8K, perché non è ancora tecnicamente abilitato tutte cose, tecnicamente. Buonasera, Kfranska, grazie. L'8K, in 8K ci arriva in fiamme, sì, ma comunque è sopra la confezione, quindi la risoluzione massima, tecnicamente, alla quale può spingersi. Serie X è una risoluzione 8K. Tecnicamente può raggiungere gli 8K. Sì, infatti ho detto a quale risoluzione massima può spingersi. Non ho detto che Serie X fa girare i giochi attuali, sono in 4K, potenzialmente in 4K. L'output massimo a cui può ambire Serie X è l'8K. Pong in 8K non è interessante, sì, lo so. Si sente molto parlare dei 4K e non molto degli 8K. No, comunque andate e controllate, ecco. La Xbox esplode come il nostro amico esplosivo in chat. Full HD la risposta solare? No, 2K è la versione massima al quale si può spingere Serie S, è limitata ai 2K. Gran parte, la stragrande maggioranza dei giochi può ambire al 4K, ma gli 8K tecnicamente sono raggiungibili, quindi è una risposta tecnica. L'8K tecnicamente non è ancora stato sbloccato, ma può spingersi fino a quella performance dichiarata dalla casa madre, quindi la domanda è corretta. È la risoluzione massima alla quale può spingersi in maniera teorica. Sì, parlo di gaming, chiaramente, sì. Avanse. Ecatombe comunque. Quale fra questi non fa parte dei team di sviluppatori di ZeniMax? Arkane, Bethesda Softworks, AlphaDog, ID Software. Qui c'è una trappola e molti saranno morti, immagino, sul povero team di AlphaDog, che in questo momento ha sviluppato e ha reso disponibile la preregistrazione di accesso per Mighty Doom, un top-down shooter fatto da AlphaDog, ma lo studio, esatto, lo sapevo, guarda, in 30 sono morti, lo studio è Bethesda Softworks, perché non sono degli sviluppatori. Ormai Bethesda Softworks ha solo il compito di publishing, quindi è solo un publisher Bethesda Softworks.
In realtà, essendo bloccato, tecnicamente si attacca una TV 8K, output in 4K. Chiamo brogli. No, 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 assolutamente. La risoluzione massima dichiarata dalla casa madre è 8K. Poi che sia ancora bloccato, chi se ne frega, però è giusto. Come publisher sicuro fanno le patch. No, Rage Quit oggettivo, no? Pisello esplosivo, davvero. Lo so, sono stato cattivo. Sono stato cattivo. Lo so. Ma devo rendere... Perché voi siete lì così per creare un po' di bagarre, no? Comunque ha risposto solo in 45 su 78 partecipanti. Ok, prossima domanda, ventesima. Come si chiama l'ultima espansione in arrivo per The Elder Scrolls Online? Elsewhere, Morrowind, High Isle o Necron? Questa... Questa, ragazzi... Bella domanda, la prossima. L'abbiamo parlato, abbiamo seguito il Developer Direct insieme. La nuova espansione di Elder Scrolls Online si chiama Necron, in arrivo a inizio giugno su PC e il 20 giugno su console. Orca miseria, pardon. Mi è sfuggito il dito quando ho digitato la... giusto, Necron. In pratica, se le ultime domande le saltavo, avevo 15k in più. Lo so, mi dispiace. Però se vuoi vincere, non puoi aspettare che gli altri perdano. Prossima domanda. Ventesima. Orca la classifica. Vabbè. Quale titolo leggendario è stato creato da Shinji Mikami, ex capo di Tango Gameworks? Metal Gear, Resident Evil, Monster Hunter, Silent Hills. Silent Hill, scusate. Call of Duty, no. No, Call of Duty, no. No, Call of Duty no. Abbiate pietà se c'erano degli errori di battitura. Ho finito alle 2 di notte di inserire tutte le domande. Storia del videogioco questa, assolutamente sì. Il buon Shinji ha realizzato Resident Evil, meglio conosciuto come Resident Evil in Italia. Salutiamo Silent Hills che è morto e non ci segue. Esatto. Che franzca, devi cliccare, clicca qui se sei da PC, clicca qui sotto se sei da mobile e poi clicchi concedi autorizzazioni. Metal Gear non è di Kojima comunque, l'IP non è di Kojima, l'ha realizzata lui sicuramente, ma così come Resident Evil che non è di Mikami. È stata creata, ideata. La risposta più corretta era Biohazard, sì, per il mercato nipponico giustamente, sì. Sì, però se avessi messo Biohazard mi dicevate, oh maledetto, ecco. Ecco, mi sono schivato una maledizione. Abbiamo mancato la classifica, vediamo velocemente la classifica alla 21esima. Red sempre fisso in testa con 97.000, Adex 661 a 71.000, Bright Juno a 70, Fix al quarto posto, TP Licenza, Klados, Simple Flame, Toad, Java, Fury Rules... E poi da Fury Rules fino al 15-16 posto c'è bagarre. Sarebbe scritta in kanji, giustamente. Perché ora nessuno ti maledice, no. Ragazzi, ma se volevate le domande tipo qual è il colore di Xbox? Raga, tutto ciò è magico. Ok, 80 giocatori in questo momento. 22. Per cosa sta la B nei tasti RB ed LB del controller Xbox? Back, bumper, brake o button? RB e LB stanno per right e left. Cos'è la B del tasto B? Del tasto RB, LB. Che cos'è? Cosa dice? È bumper, right bumper, non è bigolo, no? Ovviamente il tipo, il taglio di pasta, chiaramente. Ho visto il video, a quanto pare qualcuno ha perso la testa. A questo punto c'è molto di più che code. Sì, lo so. Sto telefonando al mio avvocato, Negan. No! È bumper, right bumper, left bumper. Qui molti sono morti. Morti male. Malissimo.
avanti con la prossima domanda. So che state soffrendo, lo so, mi rendo conto. Arriviamo alla 25esima e pausa pipì. Maledetto numero 8. 23. Come si chiama il sito di comunicazione ufficiale di Xbox? Xbox Blog, Xbox Wire, Xbox Home o Xbox Wired? Arriva attaccato al tavolo. Ciao Simple Flame, grazie. Cavoli, eri anche in alto in classifica, dai. Xbox Times, sei dimenticato. È vero, me lo sono dimenticato. Ci stava, ah, comunicazione come risposta. Xbox mortacci tu, no. Dovevo rimanere su Assetto Corsa, no? Real Paca, mamma mia, che... ma siete pesanti però così. Lercio, no, 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 no. È Xbox Wire, è Xbox Wire. Però io lo cito spesso. Xbox Wire come ultimo, ultimo e unico canale di informazione ufficiale di Xbox. I famosissimi, i famosissimi. 24, forza, avanti, avanti, dai, dai, dai. Con chi ha collaborato Rare recentemente? Amazon, Netflix, HBO o Disney recentemente? L'arco degli ultimi anni, ecco. Jotier D14, benvenuto a bordo della live. Partecipa anche tu al quizzone di Xbox. Clicca qui se sei da PC, clicca qua sotto se sei da mobile e poi riclicchi e consenti l'autorizzazione. Ciao, ciao carissimo, benvenuto a bordo della live. La risposta è ovviamente Disney. Disney, perché ha collaborato con Disney? Perché ha fatto Pirate's Life, l'espansione di gioco, fra virgolette, disponibile per tutti, che è uno spin-off sostanzialmente con Pirati dei Caraibi, un tie-in, se, anche se il tie-in non è proprio dal punto di vista strettamente videoludico, però ecco, il tie-in di Pirati del Caraibi trasposto all'interno del mondo videoludico, ecco. Sei JT su YouTube, ciao, benvenuto JT. Potrei non ricordarmi, ma forse sì. Non ho nemmeno il tempo di rispondere. Quanta violenza, lo so. Io che non so chi è Rare. Sea of Thieves, Sea of Thieves. Non aveva collaborato con Amazon anche per quanto riguarda il Prime gratuito per abbonarsi a Runewalker, ma non Rare però. Non Rare. Finora ho sbagliato pochissime domande, giusto quelle a cui ho risposto. Benissimo. Ah, mi parlavi di aprire una rubrica sulla musica? Ah, ok, ok, adesso ho capito. Grazie, grazie per essere qui sulla live, grazie mille. Partecipa anche tu al quizzone. Soffri anche tu. Prossima domanda, domanda numero 25. Siamo a metà dell'opera. Quale di questi titoli non è ancora stato ufficialmente annunciato? Everwild, Gears 6, Forza Motorsport, The Outer Worlds 2. Questa è turbo facile. Turbo facile. Chiaramente uno può anche non saperla, però insomma, se seguite i miei video di Domenica Sempre Polemica sul mio canale YouTube, seguite le mie live, vabbè dai, questa è fattibile, da, su, questa ci è facile, da. Chi la sbaglia bannato, no. Gear 6, Gear 6, click compulsivo, lo so, vedi, è lì che ti inganna. Gear 6 non è stato ancora ufficialmente annunciato. Stanno cercando per il prossimo titolo Gears, non è stato ancora dichiarato che si chiami Gears 6, non c'è ancora l'annuncio ufficiale di Gears 6, mentre tutti gli altri tre, Forza Motorsport è stato annunciato, abbiamo visto gameplay trailer, il developer direct e tutte cose, The Outer Worlds 1 è stato annunciato con un teaser trailer anni fa, ma è stato annunciato, così come Everwild molti, molti, molti anni fa. Gears of Wars... quindi ecco, questa è la situation. Risposta numero 25, pausa pipì. Se dovete andare a fare pipì potete, abbiamo 3 minuti di steam off mentale. Intanto condividiamo i punteggi in modo da fare un attimo il quadro della situazione. Alla risposta hanno risposto bene Ryugaki, Nonsense Chan, il Bright Juno, Nico e Red. Degli 82 partecipanti, Red è in fissa in testa con 106.405 punti. 3 minuti per... salutiamo i Negramaro. Non ho il pappagallo che... si va sempre più in basso, ma sì, ma vince lo sport qui ragazzi, eh.
meno 40.000 il Real Paca. 3 minuti per guardare Google, ma tanto le prossime non sai quali sono. Comunque, nei primi, ecco, facciamo i primi 20. Red, Bright Juno, Klaados, Adex, Fix 1983, Tipi Licenza, Fury Rules, Toad 7580, Contestant 92, che non so chi sia, ecco, se qualcuno si può identificare chi sia Contestant 92, perché probabilmente non ha autorizzato il nickname, quindi ditemi chi è Contestant 92. Itagaio, ciao carissimo. Simple Flame, che purtroppo ha lasciato la live. Ryugaki 92, Bollato, Sacchi, Java, Nico, il corridore sognante, Vin Strike, Alfabeta, Nico Fader al 20° posto. Ma dal 33.222 punti di Nico Fader fino al 27°, 28° posto, ci sono in 10.000 punti c'è dentro tutto. Ah, Snake 84, ecco, non hai autorizzato il nickname Snake 84 Ita. Cortesemente, ecco, tutti coloro che sono entrati magari nella live, visto che molti potrebbero non avere avuto accesso, da mobile dovete cliccare questa iconcina, questa qui, trick, e poi dovete cliccare sui tre puntini e fare concedi autorizzazione per poter partecipare. Mentre da PC dovete, aspetta un attimo che c'è il focus che è andato in mona, ecco, qui c'è il login di QuizKit. Clicchi e ti esce, mantieni il mouse lì sopra. Snake 84 vita, ora penso che è ok, non lo so, qui non dovrebbe averlo aggiornato in tempo reale, vediamo la prossima. Comunque mi segno che tu sei il Contestant 92. Con Mona intendiamo il taglio di pasta. Esatto. Pix che non la lascia cadere, giustamente. Esatto. Facendo così arriva il bonifico al cap, no? Sono davanti al grande Arrigo, grazie. Sì, sono sicuro che se Red perde, banna chi lo supera, quindi siamo attenti. No, i miei mod sono... Ovviamente li ringrazio tutti per la partecipazione, anche se comunque la chat è una delle chat più pulite a livello di Twitch per quanto riguarda Xbox, visto che, vabbè, non è che siano in tantissimi, ma comunque è estremamente pulita, anche in generale su Twitch Italia c'è veramente la monnezza, mentre qui si respira una buona aria, quindi grazie a tutti per il decoro, chiaramente, ma i nostri mod sono sempre molto vigili e ringrazio anche loro, ovviamente. Ancora un minutino e poi si riparte. Ma l'ultima domanda sarà: chi vince questa vince tutto? Sì, come su DC Vink, Bollato. Chi c'era in live attacco a sorpresa ieri sera questa cosa la sa. Sembri quando spiego mio padre come entrare con lo speed. Bruno, hai ragione. L'ultima domanda è: chi vince questa e basta. Snake è partito un messaggio vecchio. Volevo solo taggarti per salutare. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Un attimo che mi abbevero. Ok, possiamo ripartire con le nostre domande. Ne abbiamo ancora 25, signori. 25, abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo, poi concludiamo. Ultima domanda, che ne spensi delle domande? Che se ne spensi, non lo so. Prossima domanda, chi è il capo di PlayStation Studios? No. Pronti con le domande, dai. Mano sul quizzino e si riparte. Domanda numero 26. Momento ASMR. Qual è lo studio più vecchio di tutti fra gli studi di Xbox e di Bethesda? Arkane, ID Software, Bethesda o Rare? Lo studio più vecchio, la sua data di fondazione più remota, che ha la sua data di fondazione più remota. Ciao Fiora, partecipa al quiz, mi raccomando, entra anche tu. Ciao Fiora, vieni, salta in live anche tu, salta anche tu nel quiz. Provo con ID. No. Allora, qui dobbiamo fare un attimo di... Ecco, allora, Rare, con la sua data di fondazione di Rare, sarebbe Rare se continuiamo Ultimate Play the Game, sì, è Rare, no, la data di fondazione dello studio, l'azienda è del... Vi do anche la data esatta, comunque...
è stata fondata nel 1982, Rare, ok? Mentre ID Software, che è bella vecchiotta anche lei, anche se non fra le più vecchie, è stata fondata nel 91, il primo febbraio. Bethesda, invece, Bethesda la compagnia, chiaramente, non il conglomerato, ecco, a dire la verità, è stata fondata nel 1985, quindi 3 anni dopo Rare. Il più vecchio in assoluto, mentre Arkane è estremamente recente, a dire la verità, cioè recente, c'ha 20 anni di storia Arkane, però comunque è stata fondata nel 2000, Arcade Lyon, il primo studio, ecco, si chiamava Arkane Studios, poi è stato diviso, comunque è del 2000. Sono un pistola, stavolta pure io mi sono fatto prendere dalla compulsione. Hai visto? Impariamo tante piccole cose. Quando parliamo di Rare, parliamo di un'azienda che ha più di 40 anni. Quindi se si sono avvicendate tante persone, tanti capi, è stata presa, portata prima di qua, poi di là, prima Nintendo, poi collaborava. Casino. Sono francesi, sì, lo studio di Arkane è stato fondato a Lione. Ho un buon motivo per non seguire il suo hashtag, preordinare Diablo 4 ed essere un suo discepolo. Nel dubbio mi sto guardando il video della lore. Grazie a Tetro TV, molto gentile. Maledetti anche loro, perfetto. Che non ci facciamo mancare niente. Proseguiamo quindi alla prossima domanda, la numero 27. Quale di questi studi non fa parte degli Xbox Game Studios? In Exile, Moon Studios, Mojang, Obsidian? Qui chi mi segue lo sa, perché di 3 di questi ne parlo, spesso e volentieri, mentre uno no. Ti è cascato all'occhio, lo so. Moon Studios non è un first party di Microsoft, anzi, a dire la verità, è uno studio indipendente che ora sta pubblicando il suo prossimo titolo, Make or Break, quindi o la va o la spacca. Hanno detto che se Ori fosse stato il loro Mario, in questo momento loro stanno producendo il loro Zelda e lo stanno facendo sotto Private Division, quindi il publisher sarà Private Division, sotto Take-Two sostanzialmente. Esatto, comunque gli altri studi fanno tutti parte di Xbox Game Studios. Beh, se fallisce andranno a mangiare Krautin. No, si vince. Non so chi sta vincendo in questo momento. Arriveremo alla domanda numero 30 e poi vediamo. Hai finito di guardare le donnine in cosplay? 28. Forza. Come si chiama il presidente del gruppo ZeniMax Media? Il presidente Harvey Smith, Marty Stratton, James Leder o Todd Howard? Non stavi andando a guardare Free8bit? Avevi detto che lasciavi la live per andare a guardare qualcosa in cosplay, non lo so. Vabbè, una professionista, ok, va bene. Ti sei fatto pregare il corridore sognante? Marty McFly? McFly? No, non è neanche Marty McFly. Vediamo, qui avranno risposto in tanti male. Ha risposto in pochissimi, a dire la verità, perché hanno risposto solo 6, 6, 12, 21, 26 persone rispetto agli 80 partecipanti. James Harvey Smith è di Arkane, Todd Howard è di Bethesda, che è quella più gettonata, Marty Stratton, a dire la verità, è il capo di un pezzo di ID Software, anche se non è lo studio head di ID Software, il presidente di Bethesda, di ZeniMax Media, del conglomerato ZeniMax Media, è James Leder, si chiama James Leder. Sono in ritardo con i punti rewards, ok, perfetto. Che nomi assurdi, lo so ragazzi, è mica colpa mia se si chiamano così questi. Oh. Che poi ZeniMax credo che neanche la madre di Leder. Effettivamente sì, alcuni di questi nomi sono assolutamente ignoti, ma ti stupirò al corridore sognante, nella vecchia live, prima live che feci,
quando citai il presidente di Microsoft, che non è Satya Nadella perché è il CEO, ma è Brad Smith, in moltissimi la cannarono proprio spudoratamente, perché all'epoca, quando feci il quiz, Brad Smith non era ancora salito agli onori della cronaca per aver fatto i suoi proclami all'interno di Activision Blizzard King, tutto il discorso del deal. In molto pochi sapevano quale fosse il presidente di Microsoft, ma tutti conoscono il CEO, Satya Nadella. Almeno non si chiama Evaristo Crostolini, esatto. Sei il nostro Gerry Scotti, lo so, poi io mi diverto con queste cose. Dai, partecipate fino alla fine, forza ragazzi. Domanda numero, avendo 4 account devi muoverti, perfetto. Avanti. Ah, grazie per lo shout, grazie Friotobit. Come si chiama il villain principale di Sea of Thieves, il cattivo? Don Matrick, Jim Ryan, Flameheart, Pendragon. Qui... 2 non sono vere. Non potete rispondere Jim Ryan e averla buona... Lo so, allora... Facciamo una premessa, ecco, questa domanda... Chiunque abbia risposto, non posso abbonarvela, mi dispiace, non posso, però coloro che hanno risposto Jim Ryan o Don Matrick hanno la mia stima, ecco. Flameheart, assolutamente sì, il capoccione volante che poi è stato rimosso, c'è tutta la lore, sostanzialmente il capitano cattivo che si oppone al signore appunto dei pirati, al signore dei pirati che era comparso nella prima sezione del quiz, quale fosse il nome del capo dei pirati, del signore dei pirati, ecco. Don Matrick, per quanti l'abbiano indicato, era il capo di Xbox al lancio di Xbox One, super mortacci sua ovviamente, ma di quelli proprio fotonici, ma mega mortacci. Pendragon è parte della lore di Sea of Thieves, ma non è ovviamente un villain. Ciao Moperx o Moperlx. E Jim Ryan è il CEO di Sony Interactive Entertainment, che è un villain ma non di Sea of Thieves. Salutiamo Jim Ryan, non salutiamolo Jim Ryan, proprio neanche per sbaglio, niente consolvorismi chiaramente, ma super mortacci a Jim Ryan pure lui. Quindi avanti, possiamo andare alla domanda numero 30 e poi classifica. Vai. Quale di questi titoli non ha ancora una data di uscita? Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends o Starfield? Questi sono titoli che sono stati presentati al Developer Direct di un mesetto e una settimana fa. Ci ho fatto un video dedicato, in moltissime live, in moltissimi video ne ho parlato. Sul canale delle news di Telegram se ne parla spesso, anche nel forum. Quindi l'unico titolo che non ha una data di lancio è Forza Motorsport, che è stato annunciato con un coming 2023, non si sa ancora la data precisa. Redfall uscirà il 2 maggio, mentre Minecraft Legends uscirà il 13 di aprile. Quindi sappiatevelo. Io sto, a dire la verità, sto un po' sborsegando. Scusate. Il 18 aprile, scusate, 18, ho detto una minchiata. Il 13, avevo in mente il 13 che in realtà è il compleanno di mia figlia, però va bene, 18. Ti hanno mandato gli accidenti? No. Protesto per chi ha sbagliato, manca il numero dopo Forza Motorsport. Non è Forza Motorsport 8. Non è Forza Motorsport 8. Non è un... il numero l'han tolto. Non ha numero. È Forza Motorsport basta. Non ha numero. Non ha numero il nuovo Forza. Avanti. Ah no, classifica. Bright Juno balza in testa e scalza Red 22, incredibile. Tippi Licenza al terzo posto, Klados 84, Adex Fury Rules Fix al settimo posto, Ryugaki che è risalito moltissimo, anche Toad nono posto, decimo posto per Itagayo, Corridore Sognante, Alfabeta, Java, Winstrike,
Sakuramb 0, bravissimo, bollato. Contestant 92, che è sempre il nostro Snake, non l'ha preso probabilmente. Nico Fader al 18° posto, Simple Flame che non sta più giocando, e Nico 79 al 20°. Bravi. Scusate le spalle, volo al 77° posto. Vabbè, vabbè, ci può stare. Ci può stare, ci può stare. Dai, 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 dai. Con un grande margine primo. Sì, tra l'altro è abbastanza con 14.000 punti. È Red, che mi fa? Che mi fa? Puoi smettere, Fix. No, dai, dai, vai avanti. Non ti sto tirando contro, sto tifando a favore degli altri. Ok, perfetto. Possiamo proseguire. Vai, domanda numero 31. Dai, dai, dai. In quale titolo di Double Fine potremo far scontrare dei vasi animati? Broken Age, Kiln, Brutal Legends o Psychonauts? Qui ne ho parlato in una live prima che uscisse un rumor. Qui si vede l'attaccamento alle live. Qui, chi lo sa, leggerò la classifica solo di questa domanda per vedere quanti lo conoscono. La risposta esatta è ovviamente Kiln. Kiln, che è stato iniziato nel 2017. Kiln, comunque, sì. Kiln, Kiln, Kiln. Qui voglio vedere chi l'ha imbroccata, scusate. Nonsense Channel, bravissimo, 9.86, mazza che fulmine, anche il Real Paca, Samuan 329, bravissimo, Todd, Adex, Break Juno, Corridore Sognante, bravissimi, bravissimi. Ah, ma Red non c'è più, scusate, è uscito Red, o non sta più giocando? Male, male, male. Male, male, male. Fermo Red, attenzione, secondo posto, fermati, è fermato. Bravissimo, bravissimo. No, vabbè, vabbè, ma... Dai, 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 va bene, va bene, va bene. Dai, dai, prossima. Forza. Come si chiama l'editor di mappe in Halo? Forgia, fucina, fornace, fucina. Qui, attenti. Ah, si è buggata l'espansione. Mazzo, esci e rientra, Red. Grazie JTRD, volevo giusto fare un saluto, grazie per essere passato. Ciao, ho perso pure questa, ciao, che bello Twitch, uscite e rientrate. Il nome in italiano non è Forgia, la chiamo io la Forgia, ma il nome esatto è Fucina. Fucina, in inglese è Forge, mentre in italiano è Fucina, trappolissima. Lo so, ragazzi, che la chiamano tutti la Forgia, ma se voi entrate in game si chiama Fucina. Forgia in Halo Infinite versione italiana non esiste. Non esiste. Qui ci stanno i porconi. C'è stato un bagno di sangue. L'ho sempre sentita chiamare Forgia, sì, ma se voi andate nell'editor delle mappe si chiama Fucina. Scam, lo so, ragazzi. No, non resquittare, Pablo, dai, dai. Vince lo sport, dai, dai. No, Mimo, ha sbagliato anche lei. Alessio, se la ride. Vogliamo il tuo indirizzo solo per conoscerti. Guarda, quando venite a Bergamo mi dite dove siete, passiamo, passo io a conoscervi di persona. Il mio avvocato chiede se ti è arrivata la sua mail. No, aspetta che prendo un goccio. Perfetto. Dai, dai, ragazzi, forza. Ne mancano 18. Dai. Coraggio. Avanti. Da quanti studi e sussidiarie è composta la divisione Microsoft Gaming ad oggi? Attenzione. 21, 23, 22, 25. Studi e sussidiarie. Mille! Quante sono le regioni d'Italia? Quante sono le province d'Italia? E perché proprio Barletta, Andria, Trani non sono tre province ma è una? La risposta, signori. Grandissimo il sussidiario, che salutiamo con affetto, il libro dove si studiava la mia epoca nelle elementari.
Sono 23. Sono 23. I famosi 23 studi, in realtà, mo vi spiego. Ho voluto, qui mi sono evitato un maledetto, ok? Qui mi sono evitato un maledetto perché gli studi a tutti gli effetti non sono 23. Sono 22. E adesso vi spiego anche quali sono. Qui facciamo un po' di informazione per cortesia, ok? Allora, gli studi degli Xbox Game Studios, la lista degli Xbox Game Studios, se andate a vedere su Wikipedia, sono 343, The Coalition, Compulsion, Double Fine, The Initiative, In Exile, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Turn 10, Undead Labs, World's Edge, Bethesda, Alpha Dog, Arkane, ID Software, Machine Games, Roundhouse Studios, Tango Gameworks e ZeniMax Online Studios. E sono 22. La 23esima, che è la sussidiaria, è Xbox Game Studio Publishing, che non è uno studio perché non sviluppa niente, ma è una divisione publishing interna Xbox che figura come sussidiaria. Quindi potete andare a insultare chiunque dica che sono 23 gli studi di Xbox, perché gli studi sono 22 e una sussidiaria. Ci vediamo a giugno al raduno. Ciao Pablo, grazie. Sì, sono 22 gli studi, esatto, ma 23 con la sussidiaria, 23 in generale. Quindi qui, se alla fine mi vedete tipo a meno 30, voglio difendermi dicendo che non ho citato l'altra volta, ma per recuperare un posto utilizzando la tecnica a cazzo. Benissimo, perfetto. Porta la scorta al raduno. Sono abbastanza in grado di difendermi da solo, a meno che mi picchiate tipo in 100, allora no. Il publishing, a parte gli scherzi, dovrebbe fare da supporto attivo per gli studi con cui si aprono collaborazioni. Sì, ma non sviluppa niente, quindi è un'agenzia di publishing come ce ne sono, come Private Division, è un braccio di Take-Two dove fa publishing. In un certo senso sviluppano anche lì. No, danno appoggio a qualcuno, non sviluppano niente, non ci sono dei developer all'interno di Xbox Studio Publishing. Il capo è Batman? No. Bravissimi, bravissimi. Chi era sicuro è 22 studi per quello che ho specificato la sussidiaria. Avanti, avanti. Prossima domanda. Come si chiama Blazkowicz, il protagonista di Wolfenstein? Non l'abbreviazione, il nome di battesimo. Bruce, Paul, John o William? È qua. È qua. Mi sa che molti periranno. Mi rendo conto. Mi rendo conto che moltissimi stiano preparando gli insulti. Avete ragione, io non so che dirvi. Intanto scusate, sto rispondendo a un ragazzo che... Ok, il nome corretto è... William, è William, non è John, non è John, non è John, e non è John. Infatti B e J sono il diminutivo, BJ. Le risposte io le ho già perché le ho scritte io, Mirror Fate. È William, William Blazkowicz. Buona giornata. BJ sono il diminutivo di un'altra cosa. Le mie risposte che do non le legge. No, non legge le risposte. Ah, non legge le risposte che pigi. Oh, mi spiace. Mi è uscita per prima John. Colpa del quiz, che sono d'accordo con la tecnica. Andare a cazzo, perfetto. Deve andare Real Paca. Sorry, mi spiace. Prossima, dai, 35. Perché venne creato il brand dei Battletoads? Come regalo al figlio di un developer, per rivaleggiare con le tartarughe ninja, come scherzo aziendale, per scommessa fra due dipendenti. Quindi in Rare ci fu questa idea di creare le Battletoads per uno scopo preciso.
questa cosa ce n'è traccia, ecco, è una curiosità anche simpatica. La risposta perché sotto droghe non c'è, no. Però qualcuno l'ha presa, non è come scherzo aziendale, ma per rivaleggiare contro le tartarughe ninja. Sì, perché le quattro tartarughe ninja agli albori degli anni 80 spopolavano, andavano praticamente ovunque, e i Rare hanno deciso di fare proprio un brand analogo, ma non basato sul 4, basato sul 3, dove hanno inventato sostanzialmente queste tre rane mutate per rivaleggiare proprio contro il brand delle tartarughe ninja. Sto talmente nella chiavica che tra le risposte ho letto viva Jim Ryan. Non credo ci sia qui Pix. Ecco, mi spiace se devi rinunciare, qualcuno ne approfitterà strappandoti il posto. Avanti, andiamo avanti con la 36esima. Quale fu la piattaforma di streaming creata e poi chiusa da Microsoft nel 2020? GoPlay, Mixer, Matrix, Multix. Anche qua, Twitch, no. Qui chi streamava all'epoca, posto che per inciso non l'ho mai avuto, è un effetto Mandela. Ok. È Mixer, le altre non esistono, ninja, soldi spesi bene, sì, Mixer, buonasera Nizzallen, ciao, benvenuto a bordo della live, attiva il quizzone, tutti coloro che sono entrati, arrivati, usciti, rigodo, bravissimo, o bravissima, pumpkin pie, clicca qui Nitz per partecipare al quiz se sei da PC o qui sotto se sei da mobile, e i tre puntini con consenti la gestione, consenti, concedi autorizzazione. Dai, forza, domanda numero 37. Quale fra queste è una delle fazioni di Starfield? Alleanza Spaziale, Flotta Rossa, Collettivo Freestar o Orda Cremisi? Quindi, qua... info dettagli. Cremisi, dice Pumpkin Pie. Quindi Orda Cremisi. La fazione della pagnotta può essere, non è Orda Cremisi, no, e neanche Alleanza Spaziale, bensì il Collettivo Freestar. Se buggato per la quinta volta mi butta fuori. Azz, mi spiace, Mirror Fate. Prova, esci, rientra. Non lo so, esci, rientra dalla live. L'esercito giallo zafferano. No, non è l'esercito giallo zafferano. Buon fix. Ma comunque, siamo alla 38esima. Vai. Dai che ne mancano 12. Qual è l'ultima season uscita di Halo Infinite? Echoes Within, Lone Wolves, Heroes of Reach o Zeta Ring? Il nome, chiaramente, non ditemi la terza, grazie. Sì, il nome, se avete anche solo lanciato Halo Infinite con la season 3, vi è uscito, vi esce proprio la schermata gigante con scritto al centro, titaneggia un font che scrive, una scritta che dice Echoes Within. No, i lupi no, Lone Wolves era la seconda, Heroes of Reach era la prima, quindi la season 1 era Heroes of Reach, Lone Wolves era la season 2, la season 3 è Echoes Within, mentre Zeta Ring non esiste, l'ho scritto io. Sono indietro di una stagione, mi spiace. Il problema è proprio quello, non aver più mai avviato Halo Infinite, lo so, purtroppo. Grazie Mirk92, eccoci alla fine, ha verificato quella cosa di Sifu. No, non è ancora... ma intendi... grazie per i tre mesi, ovviamente, Mirk. Sifu, intendi l'arrivo su Game Pass? No, non arriverà su Game Pass. Comunque è sempre bello il multi di Halo, ma hanno messo solo due mappe nuove, una nuova arma, un nuovo equipaggiamento, una playlist nuova e una modalità nuova. Prossima domanda, numero 39, come si chiama il protagonista di Hi-Fi Rush, super recente? Cinnamon, Kale, Chai o Macaron? Qui ce l'avete giocato.
l'hanno shadow droppato il giorno 25. Teenage Mutant Ninja Turtles non è fra le opzioni. Pumpkin Pie risponde corretto, perché il protagonista di Hi-Fi Rush è Chai. Kale è l'antagonista di Hi-Fi Rush. Non diciamo ovviamente nulla in merito, niente spoiler. Macaron è uno dei compagni di avventura di Chai. Macaron mi ha provato e mo me te magno. Mi ha provocato e mo me te magno, giustamente, di sordiana memoria, giusto così. Prossima domanda, la 40esima, e poi classifica. Qual è il vero nome di Master Chief? Jack, John, Jim o Josh? Questo è super easy. Tutti l'hanno giocato con la mascotte. Eh sì. 808. Jeff. Joaquin, Don. No. No. 117 sicuro, è il suo numero di matricola, il suo numero di matricola Spartan, ma il nome ovviamente è John 117, John 117, non Gennaro, Giovanni 117, esatto, Artemide 117, suona malino Artemide 117. In 32 hanno risposto correttamente, vai col classificone. Punteggio totale, Red ha ripreso a giocare, bene, Bright Juno con 200.000 punti, Red a 166.000, Tipi Licenza al terzo posto, Toad al quarto, Ryugaki al quinto, Klados, Adex, Alfabeta, Java e Fury Rules. Qui il terzetto di testa è abbastanza combattuto, basta una risposta buona da una parte e dall'altra che il secondo e il terzo posto si invertono praticamente, e è facile andare a prendersi anche il terzo posto, quindi vai vai. Ciao Fabio, grazie per essere passato, so che non potevi partecipare al quiz, mi dispiace, spero che lo recupererai in live, in post live. Ho visto anche la serie TV, molto bella, forse c'è la terza, la seconda stagione. Non ho visto la serie TV, ho visto il primo episodio, ho detto no, non fa per me. Non ho tempo da dedicare a una cosa così. Prossima domanda, siamo alla domanda numero 41. Ultime 10. Quanti milioni di abbonati a Game Pass ad oggi, dati ufficiali di Microsoft? 20, 25, 22, 29. Dati ufficiali di Microsoft, ok? Lo dico... dati ufficiali di Microsoft. Non ditemi ah, l'ho sentito dire, letto su quel sito là, dicono così, ecco, non me ne frega niente. Dati ufficiali di Microsoft parlano ancora di 25 milioni. Devi chiamare e chiedere, non credo te lo dicano fix. Mille ufficiali nel senso che si sanno nomi e cognomi, immagino sì, assolutamente. Assolutamente sì. 25. È girato il numero dei 29 milioni di abbonati di Game Pass, ma la fonte è quella di Sony, quindi non è un dato ufficiale Microsoft. Dati ufficiali di Jim Ryan, esatto, Giulio ADP, esatto. Quel 29 milioni è saltato fuori da lì. I 20 erano ancora di diverso tempo fa, i 22 non so se sono mai stati rivelati come ufficiali. Comunque 25 ad oggi. Domanda numero 42. Quanti tipi di imbarcazione si possono controllare in Sea of Thieves? Ocio, 2, 4, 3 o 5? Qui chi ha giocato a Sea of Thieves c'è una trappola che lo aspetta. Attenzione che non diventi un meme il numero 1000. La trappola è che non sono tre le imbarcazioni che si possono controllare in Sea of Thieves, perché c'è lo sloop, c'è il brigantino, c'è il galeone e c'è la scialuppa. La scialuppa si può controllare in Sea of Thieves ed è un'imbarcazione la scialuppa. Quindi sono quattro le imbarcazioni, quattro imbarcazioni si possono controllare. C'è pieno di gente su internet che fa dei video assurdi finendo il forte dei dannati a bordo di una scialuppa, andando a affondare tutte le cose che ci sono in giro, PvP a manetta solo con la scialuppa. È un'imbarcazione la scialuppa, quindi sono quattro e qui moltissimi saranno caduti.
Vediamo, Zio Renovazio l'ha presa, bravo, tipi licenza. Vediamo chi ha cannato. No, Red mi ha cannato, no, no, molto male. E infatti si è rimangiato la risposta. Bright Juno invece prende il largo, tipi licenza insinua al buon Red. E attenzione, attenzione. 340 punti più sudati. Io spero che quei nuovi che si sono buggati sul 4 ci perdono la vita a giocare su Sea of Thieves oppure si sono buttati, spero nella seconda. 1000 è il numero dei numeri, sei un ingegnere, Nico, oh, perfetto. Domanda numero 43, credo. Avanti. 43. In quale data è stata rivelata l'intenzione di acquisire Activision Blizzard King? Unica domanda. 18 gennaio 22, 21 gennaio 22, 1 febbraio 22, 15 gennaio 22. Le ho lette un po' alla rinfusa, comunque sono lì. Data esatta dell'intenzione di acquisire Call of Duty, Activision Blizzard King. Perché l'acquisizione in sé per sé non è ancora realizzata, quindi avrei potuto scrivervi quando è stata annunciata l'acquisizione. Mai dovrebbe essere stata la risposta, cioè sarebbe dovuta essere la risposta perché non è mai stata acquisita ancora ufficialmente. Avrei potuto mettere tipo 18 gennaio 22, esempio, l'altro ieri, domani, mai, e la risposta giusta sarebbe stata mai perché non è stata ancora acquisita, ma la risposta esatta è il 18 gennaio del 2022. Mi dispiace per gli 11 che hanno sbagliato. Scrivendo 21 gennaio 21 probabilmente suonava bene, non lo so. Qui adesso le vediamo le classifiche, eh? Attenzione, Red sbaglia, passa al terzo posto, Tippi licenza va al secondo posto, Bright Juno sempre avanti, Todd 7580 è a 30.000 punti da fix, anche Klados e anche Ryugaki sono tutti abbastanza lì, quindi i primi sei se la possono giocare in queste nove risposte. Mi chiedo se è un bot o se esista a questo punto. Juno, Bright Juno poi dovrà scrivere in chat per confermare di ricevere il premio, ecco, dovrà scrivere gli faccio il captcha, altrimenti verrà bannato e il premio passerà al secondo classificato. Fix è in undicesima posizione comunque. Avanti. Avanti. Dai, dai, dai. Quale di queste armi non è un'arma di Gears of War? Gnasher, Lancer, Hammerburst o Railgun? Non siamo nel 2012, no. No, non siamo nel 2012, Bruno, mi spiace. Mi spiace. Io avrei 28 anni se fossimo nel 2012. Lacrimuccia. Magari è Phil Spencer con il secondo account. Può essere, chi lo sa. Ciao Phil. La risposta esatta è il Railgun, che non è un'arma di Gears of War, ma le armi più iconiche chiaramente sono il Gnasher, il Lancer e l'Hammerburst. Quindi la Railgun non c'entra assolutamente una mazza con Gears of War. Vediamo, vediamo. Qui la classifica adesso, le ultime. Attenzione, tipi licenza, passa il buon Red, si prende il secondo posto. Red 22 a 158.000, Todd si sta avvicinando a Red, 30.000 punti, anche Ryugaki, sono tutti lì, anche Klados. Attenzione, attenzione. Sì, esiste la Railgun, certo che esiste, ma non è iconica di Gears, ce ne sono un sacco di armi, però avrei potuto mettere, che ne so, il martello dell'alba, che anche quello è di Gears, sarebbe stato giusto, ma la Railgun non è una delle armi COG, ecco, esistono delle armi stile Railgun, e la Railgun è un'arma che in laboratorio esiste, ma nei videogiochi esiste. Prossima domanda. Phil che parla fluente in italiano così da capire queste domande, ottimo. Prossima. Come si chiama il tasto con le tre linee sul controller di Xbox? Enter, menu, go o start? Quindi ragazzi, questo qua. Prima abbiamo tirato in causa l'altro, questo qua. Come si chiama questo tasto? Come si chiama? Voi come lo chiamate? Voi come lo chiamate? Ditemi come lo chiamate. Prevedo una secchiata di start, ma in realtà no, è giusto, menu. Menu. Claudia da Lodi, no. In 24 l'hanno presa giusta, bravissimi ai 24. Le lineette, alcuni lo chiamano l'hamburger negli Stati Uniti. Start per gli OG. Sì, esatto, start e select.
pausa, esatto, ma non in tutti i giochi funziona come pausa. Vediamo. Red si ristrappa al secondo posto. Tipi licenza 162. Toad si avvicina anche Klaados. Attenzione. Siamo nelle ultime 5 domande. Vuol dire che potenzialmente ballano 100.000 punti. Se il primo la sbaglia subito e l'ultimo la imbrocca subito, per 5 domande uno può fare 100.000 punti rispetto al primo. Comunque sappiate che in palio ci sono ancora 50.000. Se siete bravi. Qui, ragazzi, può succedere qualsiasi, ok? Dai. Quale di questi titoli first party è uscito da Game Pass 2 mesi fa? A Plague Tale Innocence, Outer Wilds, Forza Motorsport 7, We Happy Few. Il titolo, in molti hanno detto, non è un first party. È un first party perché è di proprietà di Compulsion Games. Il titolo è stato pubblicato non da Xbox Game Studios e quindi è stato tolto da Game Pass perché ha perso i diritti di pubblicazione, ed è We Happy Few, mentre a Plague Tale Innocence non è un titolo first party, assolutamente no. Spesso si confonde il fatto che abbia avuto, diciamo così, gli onori della cronaca, a parte che Innocence era quello vecchio, ma comunque Requiem al massimo quello nuovo, ma non è un first party perché Asobo Studios non è un first party di Microsoft. La strage, un'ecatombe su A Plague Tale Innocence. Andiamo a vedere chi è stato, vediamo. Ah, Toad ha super sbagliato, mannaggia, attenzione, Toad mi sa che si è giocato, sì, Klaados va a prendersi il quarto posto, Bright Juno sempre avanti, TP licenza 170.000, 166.000 Red e 127.000 Klaados, fra Klaados e Toad c'è veramente la lotta sul filo di lana, Allora, avanti. Dovresti dirlo al mio room che la risposta giusta era We Happy Few, va bene? Ti sei fermato ai 2 mesi. Lo so, qui è stato un'ecatombe qui. Vai, pronti? Dai, le ultime, ragazzi. Domanda 47. Quante linee di dialogo ha Starfield? 150.000, 250.000, 200.000, 75.000. Queste sono le linee di dialogo all'interno di tutto il mondo di Starfield. Pumpkin Pie scrive giusto, 250.000, perché la risposta esatta è quella, 1000 per 1000, 1000, 1 milione di mila, adesso arriva la risposta, eccola qua, 250.000, tutte le altre sono errate, ovviamente. Vediamo com'è andata con la classifica, ne mancano davvero le ultime tre. Vediamo il punteggio. Bright Juno sta rispondendo e ha perso alcuni punti, 5.000 punti. TP licenza, attenzione, Red a 157.000, Ryugaki a 135.000, TP licenza a 170. Può esserci ancora, Toad ha sbagliato tantissimo, si dispera, 1.000 milioni di mila. Ok, ultime tre domande, signori. Daje, sono più veloce, fantastico. Grazie Catattaro, grazie. Come si chiama la celebre soundtrack del primo livello di Doom E1M1? At Doom's Gate, Hangar, Dawn of Doom o Hell Patrol? Qui, ragazzi, questa è una domanda super rischio. Mi rendo conto, non avrei dovuto metterla fra le ultime perché è una domanda molto difficile. Ma per tutti coloro che nell'alba degli anni 90 giocavano a questo titolo, non è Paw Patrol, è At Doom's Gate, assolutamente sì, At Doom's Gate. Qui voglio fare i complimenti personali a chi ha risposto a questa domanda e ha risposto correttamente, perché non era facile. Nonsense Channel, Bright Juno ha risposto giusto. Sì, ha risposto correttamente, vedete, al quinto posto. Nonsense Channel, bravissimo. Toad, molto bravo, anche Corridore Sognante. Alfabeta, Bright Juno, Catattaro, ha risposto giusto, anche se è arrivato alla fine della puntata. Jena Plisken, Mim, bravissimi. Anche Stedan, anche Tom Black e Contestant 105, che non so chi sia.
E qui siamo, ne mancano due. È ancora tutto da decidersi. Sì, sia il secondo e il terzo posto sono ballerini. Credo che con le ultime due, esatto, anche se le sbagliasse entrambe, Bright Juno cliccando istantaneamente questa sbagliata, quella sbagliata, e TP licenza le prendesse tutte e due, avrebbe comunque vinto. Avanti. Quale fra queste non è una delle città di Starfield? Aquila City, Neon, Ashtown o New Atlantis? Mi piace. Voto 10. Brescia, ecco. No, non è una città di Starfield, neanche Brescia. Vibo Valencia, esatto. Neanche Barletta Andrea Trani. La risposta è Ashtown. Ashtown non esiste. Tutte le altre sono città presenti in Starfield. Quindi sia Neon che Aquila City che New Atlantis. Sono tutte e tre delle città ufficiali di Starfield. Vediamo, vediamo. Attenzione, Ryugaki che sta racimolando gli ultimi punti. Red non deve assolutamente sbagliare. Anche il terzo e quarto posto se la stanno giocando parecchio. Todd anche. Dipende, vediamo, vediamo. Ultima domanda, signori. Ultima domanda del quizzone, parte seconda. Quanti capitoli numerati ha la saga di Quake? Numerati. 2, 3, 4, 5. Qui imparerò a fare le mod per fare una città che si chiama Town. 10, dice il Corridore Sognante. No. Sono diverse le iterazioni di Quake, ma i capitoli numerati, quindi quelli ufficiali, sono ovviamente 4. Sono 4. 4, 17 hanno risposto giusto. Quake 4 è uscite. Non mi ha segnato l'ultima risposta. Solo uno, gli altri non esistono. No, no, esistono, esistono. Altro che se esistono. C'era Quake Live, c'è Quake Champions, ce ne sono stati altri di prodotti strani, alcuni uccisi in culla. Il primo non è numerato, sì vabbè, Quake è Quake 1, il primo, è un capitolo numerato, il primo capitolo, ok? Ultimi risultati, ecco, risultati finali, Bright Juno vince con 238.000 punti, TP licenza con 170.000, Red 22 a 157.000, Ryugaki a 143, Urka e Klados dietro di 500 punti, mamma mia, allucinante, Toad a 135.000, Adex 119, Java, Winstrike, Fix al decimo posto, entra nella classifica dei 10, Alfabeta all'undicesimo, Nico Feder 12, Fury Rules che era in testa all'inizio della gara, tredicesimo, Itagaio, il Corridore Sognante, Snake 84 Ita che non è più contestant, bene, Sakurambo, Zio Renovazio al diciottesimo posto, Nico al diciannovesimo, DX83 al ventesimo e poi via via tutti gli altri. Il peggiore è contestant numero 84 che non si sa chi sia con meno 185.000 punti. Devi ripassare contestant. Io ovviamente ringrazio tutti voi per la partecipazione a questa live, ovviamente tutti coloro che hanno vinto, ecco, quindi TP licenzia, Juno e il buon Red mi devono contattare, ecco, mi mandino un messaggino, anzi ecco adesso mi scrivete in chat, ciao TP licenza, adesso scrivo a tutti, ecco, vediamo, chat in privato, vediamo se mi... ah, perché da Streamlabs non me lo fa fare, giustamente. Ecco, adesso apro la chat da questa parte qua in modo che riesco poi a darvi i codici direttamente. Eccoci qua, andiamo direttamente sul canale e ci siamo. Questa volta mi è andata male, lo so, lo so. Microsoft dovrebbe proporti un contratto a tempo indeterminato subito, sei l'unico in Italia a unire la community Xbox e tenerci sempre aggiornati. Grazie, ma grazie a te ovviamente Giulio, grazie infinite. Bel quiz, grazie, siete contento di essere fra i primi 10, bravissimo. Grazie a te Rune per questa bellissima iniziativa, grazie a te Snake per aver partecipato. Quiz ultra divertenti, ecco ragazzi, io metto in palio chiaramente ciò che posso, ma il problema di base è che non sempre è possibile fare tutto, poi anzi spesso a dire la verità
è anche abbastanza complesso, gestire tutto non è così semplice. Giuno, mi devi scrivere in chat, ecco, se scrivi qualcosa in chat in modo che io possa passarti il codice in modo che riesca a scrivere direttamente a tutti. Ecco, vediamo, tipi licenza, eccolo qua, chatta in privato, ecco che mi ha aperto, ecco se qualcuno mi dà un segno di vita. Vediamo se Bright Juno mi dà un qualcosa in chat, scriva qualcosa. Grazie infinite. Sì, sì, ti sto scrivendo su Twitch, tipi licenza. Eccoci, eccoci. Juno non risponde, eccolo qua, Bright Juno. Eccolo, perfetto, scrivo anche a te. Chat in privato, eccolo qua, ciao, eccoci qui. E il buon Red che ha concluso al terzo posto, ovviamente riesco a darglielo in separata sede, visto che è uno dei miei più stretti collaboratori. Io ragazzi adesso stacco la live, rimanete in chat ovviamente i due vincitori in modo che riesca a darvi il codice di gioco. Vi sto scrivendo in privato, ecco perfetto che avete risposto entrambi. Perfetto, noi ci vediamo martedì alla prossima live ovviamente con il Runcast e tutte cose. Ci torniamo poi con l'informazione anche sul canale YouTube. Grazie davvero a tutti coloro che hanno partecipato a questo Rune Quiz, grazie davvero moltissimo, è stato bellissimo. Ci sentiamo ovviamente per tutti gli altri contenuti. Non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento gamers e alla prossima.